in collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza, San Benedetto del Tronto. I Due Re, ristorante pizzeria, Lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Ready Car è a Chiesa Nuova di Treia. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti al 35esimo appuntamento stagionale con la nostra trasmissione. Beh, abbiamo vissuto una domenica direi di palpitazioni forti, ovviamente in Serie D ed in eccellenza, verdetti in qualche caso preventivabili, in qualche altro invece sorprendenti. Nessun miracolo purtroppo per la Vigor Senigallia, anche perché il Pineto ha battuto la Vastese rendendo inutile a tal fine il match di Montegiorgio. Restano invece in vita i rossoblù fermani che si impongono con un gol di Perpepai al 94esimo ed affronteranno nel pre-spareggio play-out il Notaresco con la vincente che poi se la dovrà vedere con il Roma City. Beffa atroce per il Tolentino, a cui non basta la terza vittoria consecutiva in virtù della peggiore classifica avulsa. I cremisi, dopo 4 anni anche gloriosi, retrocedono in eccellenza. Tra gli altri risultati, il Fano chiude con grande orgoglio la propria regular season vincendo 3-2 proprio a Notaresco, mentre ininfluente l'affermazione della San Benedettese che batte per 2-0 l'Avezzano con reti di Cardella e Vita, ma il futuro al Riviera si gioca ovviamente su altri tavoli. Il Porto d'Ascoli chiude al 9° posto dopo il pari 1-1 sul campo del Trastevere e divorzio con mister Ciampelli praticamente ufficiale. In eccellenza la finalissima playoff sarà Fossombrone Atletico Gallo, ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra diretta, nella quale celebreremo il trionfo dell'Atletico Ascoli. Ed invece per questa prima parte do linea e microfono a Giulia Carnevali per la presentazione degli ospiti. Ciao Giulia. Buonasera, buonasera a tutti. Stasera abbiamo con noi Riccardo Piccioni, presidente AIA Marche, Associazione Italiana Arbitri, e Stefano Senegagliesi, allenatore della Marignanese. Buonasera, ben arrivati. Grazie. Grazie agli ospiti per la loro partecipazione e grazie anche a coloro che ovviamente vorranno intervenire. Il metodo è sempre lo stesso, il WhatsApp con il numero che vedete in sovraimpressione. Stefano, partirei con te di tutto questo preambolo. Cosa in particolare ti ha colpito? Diciamo che per la Vigor Senigallia le speranze erano davvero ridotte al lumicino. Il Montegiorgio resta in vita, il Tolentino dopo 4 anni retrocede, anzi ritorna purtroppo in eccellenza. Tra l'altro, molte tue ex squadre. Sì, della Vigor mi dispiace tantissimo, perché comunque io una parte del mio cuore è a Senigallia, perché ho passato la stagione calcistica più bella da calciatore e quindi ci speravo alla fine, anche perché all'interno dello staff tecnico ci sono degli amici, degli allenatori davvero molto bravi. Io ho 2 amici, che Aldo Clementi e in particolare Fabio Giulietti, a cui auguravo tutto il bene possibile immaginabile. Non è andata bene, ma credo che sia comunque una stagione strepitosa. Per quanto riguarda il Montegiorgio, è stato un colpo di coda e deve essere poi capace di sfruttare bene questa situazione, direi abbastanza fortunata, che gli è capitata. E anche loro, noi siamo marchigiani, auguriamo tutto il bene possibile immaginabile. L'altro dispiacere è il Tolentino, perché anche lì comunque ho tanti amici e tanti bei ricordi, e incredibilmente si era creata una situazione che probabilmente solo io avevo previsto tempo fa, perché guardando il calendario avevo detto ad amici che potevano esserci degli incroci molto molto positivi per il Tolentino, doveva venire fuori un miracolo, ci sono quasi riusciti e poi chissà perché, insomma. Sì, la beffa atroce, insomma, sì, è sì. Al 94esimo, sì, sì. Direi di sì. Attendere la retrocessione, a prendere la retrocessione dalle radioline. Riccardo, innanzitutto un ringraziamento particolare, non è la prima volta che vieni nei nostri studi, ma è un segnale importante di apertura del mondo arbitrale anche a livello comunicativo, no? Sì, da questo punto di vista il Comitato Nazionale è molto sensibile a autorizzare la partecipazione, no, nelle trasmissioni televisive anche dei dirigenti
di base, diciamo così. È un modo per aprirci e siamo una delle componenti del gioco del calcio ed è giusto far parte anche, sempre devo dire, con grande equilibrio del mondo della comunicazione, ci mancherebbe. Senti, certi argomenti poi li affronterà Giulia. Voi siete più di 1200 di arbitri, no, nelle Marche, che hanno scelto e continuano a scegliere questa esperienza arbitrale. In un'intervista tu hai detto debbono divertirsi seriamente. Sicuramente per loro, aggiungo io, è un enorme momento formativo, no? Perché voi chiamate dei ragazzi a gestire tante cose, tante persone nell'arco di pochi minuti ed anche una responsabilità non da poco. Ma non è una contraddizione il fatto di divertirsi seriamente, è giusto? Hai detto questo, no? In un'intervista. Sì, ho detto questo, lo ribadisco, lo ridirò e ho detto ai ragazzi guardate che l'ossimoro è solo apparente. No? Posso intervenire? Come no? Non c'è divertimento senza serietà. Oh, a questo grazie. È chiaro? Se io stesso, per esempio, Stefano, quando dici quali sono i tuoi hobby, hobby è una parola che non condivido tanto, certo. No? Perché anche gli hobby li faccio con grande serietà. Perché sono convinto che se tu fai le cose seriamente con impegno ti diverti. E non c'è altro da aggiungere, secondo me. Quindi nessuna contraddizione. No, anche perché a volte andando a visionare gli arbitri sui campi, anche oggi ho visto un ragazzo in una partita di promozione, insomma, e vedendo certe reazioni, non oggi, del pubblico, a volte eccessive, cioè stiamo smarrendo, non tutti grazie a Dio, stiamo smarrendo un po' il significato originale dello sport che ci piace tanto fare. È un gioco, e se è un gioco dobbiamo divertirci. Qual è il bambino che facciamo giocare e gli priviamo della specifica qualità di divertirsi, no? Che gioco sarebbe? Assolutamente. Questo è un gioco, dobbiamo divertirci. Però ho detto ai ragazzi, noi non siamo dei calciatori, noi siamo una componente a servizio del gioco del calcio, quindi dobbiamo divertirci, ma seriamente. E noi arbitriamo bene quando andiamo in campo divertendoci, perché ci deve piacere arbitrare una partita di calcio, ma con grande serietà. Vi assicuro che i ragazzi entrano in campo sempre, anche quando sbagliano, ci mancherebbe, cercando di fare del loro meglio. Allora, non è stata in qualche campo una domenica proprio tranquillissima, e invece è stato un sabato di grande festa a Genova per la promozione della formazione rossoblu, che ha battuto l'Ascoli per 2-1, formazione bianconera però che è assolutamente in corsa per il raggiungimento dei playoff, giocherà in casa contro il Cosenza per chiudere poi a Reggio Calabria. Vediamo il servizio su Genoa-Ascoli. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Cirioni Trasporti, una realtà in costante crescita che da decenni opera sul territorio regionale ed extraregionale, garantendo servizi di elevata qualità in un settore delicato come quello ecologico, facendo del recupero un must aziendale. Le aziende del gruppo Cirioni spaziano in ambito green e per ogni esigenza esprimono un servizio adeguato con mezzi di ultima generazione anche per trasporti speciali, più silenziosi, potenti e con emissioni inferiori di CO2, ossidi di azoto e polveri sottili, presente sul territorio a supporto di società sportive e non solo. Cirioni Trasporti è in attesa di nuove sfide in Contrada Pieve di Macerata. Giovedì invece partono i playoff di C alle 18, di sicuro c'è il fatto che si gioca Ancona Lucchese con i dorici che possono contare su 2 risultati su 3, forse però Stefano la prima parola d'ordine da rispettare in questi casi è proprio non badare, no, a questo aspetto che per la squadra che si trova in situazione di vantaggio può essere estremamente rischioso. Sì, credo che hai detto una cosa giusta, anche se i playoff sono per me sempre comunque un terno al lotto. È una competizione che non mi piace perché tende a premiare comunque delle squadre che sono state inferiori durante l'anno e quindi c'è la sensazione che possa accadere di tutto. È chiaro che in queste situazioni bisogna avere la personalità e la determinazione di far valere la propria supremazia tecnica, non solo di classifica. Quindi credo che l'Ancona avrà grandissime chance
di superare il primo ostacolo. Invece io ti chiedo quali incognite ci possono essere, visto che non si gioca dal 23 aprile, ossia 18 giorni senza impegni agonistici, perché questa è una sorta di vera ritrattino partenza. Ma secondo me non è che il problema sarebbe se una squadra gioca e un'altra no. Allora non sai mai come ti potresti ritrovare al momento stesso che ritorni in competizione. Le squadre sono tutte ferme, quindi più o meno ormai staff tecnici, preparatori atletici, staff medici sono all'altezza, hanno grande professionalità e sanno comunque come risolvere questo tipo di situazione. E quindi si ripartirà comunque alla pari. Senti, domani dovrebbe arrivare l'ufficialità della penalizzazione del Siena e quindi anche di Gubbio Recanatesi in programma alle 20:30 insieme a Pontedera Rimini. Forte dei 31 punti guadagnati nel girone di ritorno di Pagliari, già confermato, di Sbaffo che potrebbe rinnovare martedì o mercoledì. Una cosa è certa, i giallorossi forse si presentano a questo appuntamento con la serena consapevolezza di giocarsela e di godersela. La Recanatese è stata veramente una delle cose più serene che ho visto in questa stagione. Si vede che è una società sana, che sta bene, lo ha sempre dimostrato negli ultimi anni, e fondamentalmente potrebbe godersi questa situazione con anche la volontà proprio di trovare quel sogno che magari sarebbe un qualcosa di incredibile, ma per me già hanno fatto qualcosa di molto 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 bello. Senti, il talento del Gubbio è fuori discussione, no? Perché su Arena ci sono squadre di Serie A, un talento incredibile, ma aggiungiamo Spina, Vasquez, Boulevardi. Per vincere qui credo che occorrerà fare una partita perfetta, anche se la Recanatese al Barbetti a novembre ha vinto 3-1. È un playoff, l'ho detto prima e lo ripeto, la Recanatese è una squadra tosta, io l'ho vista, è una squadra che comunque con il mercato si è irrobustita molto, ha giocatori di categoria e anche quella sbarazzina sensazione di giocare con veramente grande entusiasmo, quindi sulla carta il Gubbio ha dei vantaggi indiscussi dal punto di vista qualitativo. Ma ripeto, non ci sarebbe dubbio che il Gubbio probabilmente arriverà di nuovo davanti alla Recanatese se riparte il campionato oggi, ma in 180 minuti o 90 minuti può succedere di tutto. Nel frattempo il direttore sportivo Cianni è vicino ad un'operazione importante, perché su Guido Baldi, l'attaccante di Offagna del 2004, ci sono diverse squadre di B ed anche una di Serie A. Chiaramente si cercherà diciamo di favorire il decollo di questo ragazzo che Pagliari ha lanciato contro la Virtus Entella, forse un po' a sorpresa, ed è andato a segno nell'ultima giornata con l'Ancona. Ma di questo chiaramente parleremo probabilmente in maniera più diffusa domenica prossima. Adesso apriamo l'ampia pagina di questa sera dedicata alla Serie D, andando a vedere il servizio su Pineto Vastese, celebrando la vittoria della formazione abruzzese, guidata però da un allenatore nostrano, tra le altre cose Daniele Amaulo di Porto San Giorgio, a cui facciamo chiaramente tanti complimenti. Vediamo il servizio quindi su Pineto Vastese. Mamma & Co è sinonimo di competenza, disponibilità e professionalità. Paola e il suo team sono pronti a soddisfare ogni esigenza, accogliere e consigliare ogni mamma dal pancione in poi, e ciascun cliente con la loro innata esperienza. Infiniti sono i servizi, dalla lista della nascita e la preparazione del corredino alle carrozzine, dall'abbigliamento alla giocoleria e tutti i prodotti per la crescita del proprio figlio con i migliori brand. Inoltre, preventivi gratuiti e l'esclusiva Fidelity Card. Complicità, qualità e lealtà sono gli ingredienti di Mamma & Co. Centro commerciale La Fornace, Iesi. Nel derby infuocato dell'ultima giornata il Pineto vince per 2-1 contro la Vastese e vola per la prima volta in Serie C dopo il primo tempo chiusosi con le marcature di Di Filippo per i biancazzurri e De Cerchio per i biancorossi. Nel secondo Forgione porta in avanti i padroni di casa, i biancazzurri dunque conquistano per la prima volta il calcio professionistico. La Vastese andrà a giocarsi la permanenza in categoria nei play-out.
Il match incomincia con il Pineto che parte con l'acceleratore a tavoletta. Al minuto 8 Giambè riceve da Braghini a millimetri dal vantaggio. Ancora i padroni di casa insistono 5 minuti dopo su respinta, bordata al volo di Della Quercia, anche questa volta alta di poco. Ancora il camerunense vuole il ritorno al gol. Traini accomoda per il numero 11 che anticipa del giudice. Nuovamente pallone sopra la traversa, i biancorossi si affacciano al 25esimo. Pallone filtrante, letto benissimo da Nacci. Ceccaci scivolata, impedisce all'attaccante aragonese di trovarsi a tu per tu con Mercorelli. Dalla parte opposta i biancazzurri trovano il vantaggio agognato su azione insistita di Filippo su cross perfetto di Della Quercia. Anticipa tutti, non esulta ma fa esplodere il Mariani Pavone. Il gol galvanizza l'11 di mister Daniele Amauro. Giambè millanta il possesso del pallone, fa bene. La staffilata centra però solo il sostegno esterno della porta biancorossa. Come sempre il calcio ha solo una regola. Dalla parte opposta Possa De Cerchio prende la mira e cecchina con l'esterno il pallone del pareggio in fondo al sacco. Nel finale di primo tempo ancora il Pineto, Giambè semina il panico e cerca Maio. La Vastese si salva letteralmente per il rotto della cuffia. Nel secondo tempo il derby procede sempre su ritmi altissimi. Losicco fucila dal limite, sempre pallone sopra il montante alto. Poco male per la squadra del presidente Silvio Brocco. Giambè Caparbio sceglie la via della generosità. Forgione dal cuore dell'area avversaria non può proprio sbagliare. Al 20esimo momento di tensione, Frangella si accascia durante il riscaldamento e viene portato fuori in barella tra gli applausi del pubblico. Un giro di lancette dopo Montebugnoli fa tutto da solo. Solo il palo nega il pari al numero 3. Non succede più nulla. Il Pineto vola per la prima volta in Serie C. La Vastese andrà a giocarsi la permanenza in categoria nei play-out. Riccardo, dunque, non solo un valente scopritore di arbitri, ma anche un professore di storia contemporanea al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Macerata da 2 anni. Ti ricordiamo anche come sindaco di Belvedere Ostrense per 2 mandati. Come riesci, come sei riuscito a, insomma, a gestire tutte queste attività amministrative e non? Sì, più che altro come riuscivo, perché la mia attività da sindaco è terminata nel 2019. Una bellissima esperienza, non ho rimpianti, ho conosciuto tanti miei concittadini che, insomma, prima non avrei mai pensato magari di frequentare, di conoscere, quindi è un bellissimo lascito. Però a un certo punto, come hai detto te, il professore, che è il mio lavoro, insomma, e mi piace tanto farlo, gli arbitri, che è il mio mondo, insomma, e poi ci si è messa anche questa attività da sindaco, che ho fatto per 10 anni col massimo impegno, però poi anche solo il pensiero di non farne bene una, anche una sola delle 3, è un pensiero brutto che ogni tanto insomma, ti prendeva, e quindi ho dovuto fare una scelta. E non ci ho pensato minimamente a scegliere il mondo arbitrale, insomma, sono legatissimo, è davvero la mia seconda famiglia, ho trovato i miei maestri in quel mondo, i miei migliori amici. Quindi è una passione che avevi fin da piccolo, quella del mondo arbitrale? Beh, non fin da piccolissimo, penso come tanti arbitri abbiamo provato a giocare a calcio e poi uno si rende conto dei propri limiti, erano più le gambe dell'avversario che prendevo in buona fede, senza cattiveria, che il pallone, perché arrivavo tardi, e quindi arrivato ai 16, 17, 18 anni inizi a farti qualche... Quello sbocca naturale era quello. Ma sì, ho detto, mi piace talmente tanto il mondo del calcio, però prendo più le gambe dell'avversario che il pallone, ho detto che fare, e allora ho detto proviamo a fare l'arbitro, rimango sul campo, insomma. Comunque arrivano un sacco di messaggi proprio per complimentarmi al presidente, dicono Riccardo Piccioni che oltre a essere appunto un valente scopritore di arbitri è anche un capace professore universitario, e vorrei solo che qualcuno dei tanti arbitri marchigiani faccia il corso di laurea in consulente giuridico dello sport a Macerata. Questa è una nuova risorsa che abbiamo, sì, da poco nella nostra università. Il professor Pollastrelli, no? Certo, che è stato, certo, l'anima e dell'anima, esatto, di questo corso. Esatto, e quindi penso che sia un'opportunità per i giovani del nostro territorio, sì, e non solo del territorio, importantissima, hai fatto bene a ricordarlo. Sì, dopo parleremo anche di un fattore più importante, adesso Andrea magari
Certo, assolutamente sì. Intanto ritorniamo alla Serie D andando a vedere i risultati e classifica della 34esima giornata per commentare poi quanto è successo con Stefano Senigalliesi. Vediamo il tabellino di quest'ultima giornata di campionato. Chieti batte Matese 2-0, Cinzia Albalonga batte Vasto Girardi 1-0, Monte Giorgio batte Vigo Senigallia 2-1, Notaresco Fano batte Notaresco 3-2 fuori casa, Termoli batte Nuova Florida 1-0, Pineto batte Vastese 2-1, San Benedettese batte Avezzano 2-0, Tolentino batte Roma City 1-0 e Trastevere Porto d'Ascoli 1-1. Pineto quindi 72 punti promossi in Serie C, Vigo Senigallia 67, Trastevere 62, Fano 60, Cinzia Albalonga 52, quindi Senigallia, Cinzia Albalonga e Trastevere Fano saranno i playoff. Matese 47, San Benedettese e Chieti 46, Porto d'Ascoli 45, Vasto Girardi e Nuova Florida 42, Avezzano 40. Queste squadre hanno chiuso qui la loro stagione, vanno ai playout. Roma City 37, Vastese 36, Termoli 34, mentre pre-spareggio playout, l'abbiamo già detto, tra Notaresco e Monte Giorgio 31 punti, retrocede direttamente in eccellenza il Tolentino a quota 31, una retrocessione ed una beffa davvero molto molto amara. Tra poco vedremo Monte Giorgio Vigor Senigallia, no? Il sogno si è infranto, Stefano, l'abbiamo detto questo pomeriggio a Monte Giorgio, resta una stagione splendida, un playoff comunque da onorare, una grande base su cui ripartire, quindi vediamo soltanto segni più o c'è questo piccolo retrogusto amaro perché il Pineto alla fine è arrivato con il fiato corto. Io credo che comunque arrivare a queste situazioni, il gusto retroamaro c'è per forza, perché quando si va a letto la sera il sogno che accada quello che tu magari immagini solamente ti lascia qualcosa di negativo all'interno del tuo stato d'animo, però se poi analizzi con lucidità tutto quello che è stato, tutto quello che hanno fatto come società, perché non va dimenticato che questa società è ripartita dalla promozione, lo ha fatto con una linearità incredibile e credo che sia una bella identità per la nostra regione, perché è una società seria, organizzata e credo che abbia un buon futuro. L'importante è non ripartire da quello che hanno fatto quest'anno, perché altrimenti si rischia di ingolfarsi, ma bisogna, a mio parere, ricostruire di nuovo e fare meglio di quello che hai fatto, che non vuol dire vincere, ma dare ancora più solidità alla società. C'è, Stefano, anche una grande responsabilità verso i 3.000 del Bianchelli e gli 800, quasi 900 che oggi sono andati a Monte Giorgio. Io credo che questa squadra abbia onorato sempre, io ripeto, ho giocato a Senigallia, Senigallia è una città di grande cultura, di grande educazione e non so perché seguono tantissimo il calcio e sono molto appassionati, ma credo che i tifosi debbano essere orgogliosi di questa squadra, di chi l'ha gestita e di chi l'ha fatta ritornare a quei livelli che meritava. Forse perché c'era una astinenza, questa è una mia considerazione, da almeno una dozzina d'anni. Giulia, se abbiamo dei messaggi. Un messaggio per il mister Senigallesi, un vero insegnante di calcio, una manna per i giovani. Grazie, non so chi è, ma lo ringrazio. Non si è firmato. Non si è firmato, no. Perché fa bene, se no lo riconoscono. Restiamo in tema, se permetti, Stefano. Sava Keriota. Sì. Una delle note più liete di questo campionato, classe 2001, vedi le stimmate per una grande carriera da parte sua e non ti chiedo paragoni con Walid Khedira perché sarebbe la cosa più... No, c'entra poco, io lui lo sa e l'anno scorso l'avrei voluto a Nereto, poi la società non l'ha voluto prendere, non so perché, o forse lo so, e... sono contento come gli sono andate le cose, un ragazzo davvero molto molto interessante che ha tutte le caratteristiche per ripercorrere la stessa strada di Walid, perché questo è un ragazzo di altissima qualità. Allora vediamo il servizio di Andrea Busiella appunto su Monte Giorgio Vigor Senigallia, gara davvero palpitante fino al 94esimo, vediamo.
Centro commerciale Il Maestrale, uno spazio dedicato a te con due piani per immergerti nello shopping in tutta libertà, prenderti un caffè o navigare con il nostro servizio wifi gratuito. La nostra galleria con qualità e cortesia offre un mondo di proposte, abbigliamento, accessori moda, intimo, prodotti per la cura della persona, della casa, telefonia, elettronica e tanto altro. Il Maestrale, Ipercoop e 50 negozi per uno shopping sul mare. Senigallia, strada statale Adriatica Nord. Il Monte Giorgio vince, convince e continua a sperare nella salvezza. Nel big match del Tamburrini contro la Vigor Senigallia è decisivo il guizzo di Perpe Paia al 93esimo. Grazie al successo maturato sul campo, il team fermano chiude all'ultimo posto in classifica, pari merito con Notaresco e Tolentino, Cremisi, Retrocessi e Marchigiani e Abruzzesi, che invece giocheranno domenica prossima la sfida di spareggio per disputare poi i play-out. Nell'impianto di Monte Giorgio si fanno sentire i tifosi ospiti, arrivati in oltre 800. Tribuna centrale tutta per i supporter rossoblu e Vigor, che esce sconfitta e chiude la stagione al secondo posto. Un'annata straordinaria e che adesso vedrà nei playoff la band di Clementi assoluta protagonista. Andiamo alla cronaca del match. Nel primo tempo, al settimo, ci prova Tenkorang di testa, ma la sua conclusione termina sul fondo. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al minuto 11, fallo dubbio di Tomba su Albanesi proprio a ridosso della linea di rigore. Per il direttore di gara è penalty, dal dischetto De Angelis non sbaglia e porta avanti i suoi. Fino al termine del primo tempo succede davvero poco, con la Vigor che palleggia tanto ma non riesce mai a rendersi pericolosa. Nella ripresa il match si ravviva. Al minuto 11 ghiotta chance per Tenkorang, che riceve un delizioso assist di Albanesi ma da ottima posizione sciupa di testa. Il pari della formazione ospite arriva al minuto 13, di fatto al primo tiro in porta, azione insistita dei rossoblu nell'area del Monte Giorgio, e Denis Pesaresi fa partire un missile che si infila sotto l'incrocio, 1-1 e tutto in bilico. A questo punto la Vigor prova a vincerla e magari attendere poi buone notizie da Pineto, ma sono sempre i padroni di casa a rendersi maggiormente pericolosi. Al 31esimo gol divorato dal neo entrato Antichi, che da distanza ravvicinata non riesce a riportare avanti i suoi. La Vigor è generosa e al 34esimo potrebbe passare in vantaggio con Cheriota, bravissimo però Forconesi ad opporsi. Passiamo al 44esimo, quando Antichi ha sul destro la palla del vantaggio, ma Roberto si oppone alla grande. Nel recupero sono i padroni di casa a provarle tutte. Al 47esimo D'Agostino, solo contro il portiere ospite, sciupa clamorosamente. Quando tutto però lasciava presagire sull'1-1 finale, ecco il gol clamoroso del Monte Giorgio. Contropiede perfetto dei padroni di casa e suggerimento per Perpe Pai. L'attaccante a tu per tu non perdona e gonfia la rete per la marcatura del 2-1. Gol che di fatto consente alla truppa di Bacci di approdare allo spareggio per disputare i play-out. La Vigor chiude a testa altissima la stagione e adesso tutte le attenzioni sono rivolte ai playoff contro il Cinzia Albalonga. Nel dopogara abbiamo ascoltato la voce dei due tecnici. Eccoci con Mister Bacci del Monte Giorgio. Allora, una grandissima sofferenza, però direi anche una vittoria meritata che vi spalanca una post season fondamentalmente. Sì, guarda, oggi è stata veramente una partita incredibile. Devo fare veramente complimenti a tutti i ragazzi, a tutte le due squadre, perché hanno dato battaglia, hanno onorato il calcio. È veramente stato uno spettacolo vedere i tifosi della Virtus, tutta la partita è stato veramente bello. Diciamo che ci hanno anche gasato, perché visto in queste partite per noi avevamo un lumicino, ci siamo riusciti, siamo felicissimi, perché i ragazzi, insomma, al mio arrivo avevano fatto 3 sconfitte, si meritavano sicuramente qualcosa in più, ma purtroppo non eravamo riusciti a fare punti. Quindi oggi ci giochiamo uno spareggio, siamo veramente felici. Io sono contento per la società, per i nostri tifosi, per la squadra, perché il Monte Giorgio merita sicuramente questo. Quindi oggi per noi è una soddisfazione immensa. Possiamo dire che, come avete chiuso la gara odierna, ci sono più energie, no, in vista di questo spareggio decisivo? Sì, no, ci sono più energie. La squadra ha combattuto, ci ha creduto. C'è stato un momento che sembrava non si riuscisse a fare gol, perché tutte e due le squadre volevano vincere. Però faccio complimenti ai ragazzi, perché fino alla fine ci hanno creduto, hanno lottato. Volevano dimostrare chiaramente che non erano, insomma, quello che avevano fatto vedere fino adesso. Quindi ecco, i complimenti vanno tutti ai ragazzi. Allora, innanzitutto credo che la prima cosa da fare da parte nostra è sicuramente i più sinceri complimenti ai nostri rivali, non di oggi ma del campionato, che non dovevano essere rivali nostri ma alla fine sono diventati. Quindi facciamo i più sinceri complimenti alla squadra che ha meritato di vincere questo campionato, che è il Pineto. E quindi complimenti a mister Amaulo e a tutti i ragazzi. Poi complimenti ai nostri avversari,
perché è stata una partita tesissima, battagliata dal primo all'ultimo minuto, e il fatto che dovessero raggiungere un risultato anche loro, ce l'hanno fatta in extremis con anche gli altri incastri, rende merito anche ai nostri avversari. Per quanto riguarda noi, dico in assoluto il migliore in campo è il nostro pubblico, ma penso che durante la stagione sia di gran lunga stato nettamente superiore a tutti quanti le altre tifoserie. Ovvio che dispiace in particolare a noi di Senigallia proprio per tutto questo esodo che c'è stato, e una speranza che era molto labile, era, diciamo, le percentuali che si incastrasse tutto non erano molte, però diciamo che la nostra gente ci ha creduto tanto, c'era voglia di crederci, e ti dico, da senigallese è una cosa che mi porterò dietro. Ovvio, mi porterò dietro anche un risultato negativo, ma arriviamo secondi. Adesso i playoff daranno altri verdetti, non lo so, faremo i playoff, però in campionato siamo arrivati secondi. Credo che sia stata una stagione fantastica, meravigliosa, portata fino alla fine, allo stremo delle nostre forze. Oggi magari qualcuno forse ha reso un po' meno di quello che magari è il trend di prestazioni, però credo che c'è da ringraziare. Io da allenatore ringrazio enormemente questi ragazzi che mi hanno dato questa soddisfazione domenica dopo domenica, lunghissimo, un campionato lunghissimo, arrivare secondi è tanta roba. Ci risintonizziamo sul nostro canale WhatsApp, dove ci sono tantissimi messaggi inerenti proprio allo spettacolo che oggi, insomma, c'è stato a Monte Giorgio. Tanti tifosi senigallesi, 800 giovani, vecchi, bambini, tutti in rosso-blu a sostenere i propri beniamini. E ancora continuano a scrivere che, insomma, oggi la vittoria del Monte Giorgio sono stati proprio loro, i tifosi. Dopodiché, spostandoci sulla Civitanovese, una parola per la Civitanovese che sta risorgendo, forza rosso-blu. Buonasera a tutti, un saluto affettuoso al mister Stefano, nonostante la sconfitta, un grazie di cuore a tutto lo staff della Vigor Senigallia, al nostro grande mister Clementi, ai giocatori e al magnifico tifo. Mister Clementi un signore, Senigallia fortissima. E poi, con una vena un pochino più sarcastica e simpatica, dite a Bacci che la Virtus è a Bologna. E tra i messaggi abbiamo visto, sì, anche Giulia, quello che si riferiva al Fano. Sì, no, esatto, dite che nel girone di ritorno il Fano è primo, peccato non aver avuto quasi sempre Padovani, Francesco. Esatto, firma. Questo Stefano ha condizionato tanto, no? L'abbiamo detto anche con Mosconi qui in studio, il campionato dei Granata, che comunque rimane un campionato positivo, quarto posto, primo posto assoluto nel girone di ritorno, ma anche qui puntini di sospensione, si poteva fare qualcosa di più forse. Se la sfortuna avesse, sì, io credo che la forza effettiva del Fano si sia evidenziata nel girone di ritorno, hanno avuto una continuità incredibile, una squadra che è partita a rilento, che ha avuto qualche inciampo, e io credo che aver perso Ettore Padovani sia stata comunque una problematica davvero troppo troppo pesante per loro, perché conosco Padovani e il mister Mosconi lo conosce meglio di me, sa quanto è importante nell'economia, non solo dal punto di vista delle finalizzazioni, ma nell'economia della distribuzione del gioco, che a un certo punto Alfano a mio parere è mancato, ma nel girone di ritorno hanno dimostrato qual era l'effettivo valore della squadra. Credo che tra le prime squadre che ci sono in questo momento nel girone F della Serie D manchi solo la San Benedettese. Sì, per altre situazioni, per altri motivi, ma di questo poi ovviamente ne parleremo. Sul Fano invece credo veramente che qui ci siano basi importanti per ripartire, chiaramente cominciando dall'allenatore, ma anche dallo zoccolo duro di questa squadra che ha fatto così bene, ripeto, nel girone di ritorno. Una battuta con Riccardo Piccioni, anche se questo è un argomento che forse meriterebbe un focus ancora più importante prima di vedere il servizio su Notaresco Fano. Riccardo, il reclutamento, no? Vecchio ed eterno problema,
o quantomeno problema ormai, diciamo così, da diversi anni. Qual è al momento la situazione arbitrale nelle Marche, lo stato dell'arte? Noi ce l'avamo lasciati qualche tempo fa dicendo è una situazione seria, ma rispetto ad altre regioni siamo un po' meglio. Adesso è così? Sì, allora diciamo che dopo la pandemia abbiamo recuperato alcuni numeri e quindi se il trend continua, insomma, progressivamente stiamo andando meglio. Questo lo dobbiamo al grande lavoro che fanno i sette presidenti di sezioni, delle sette sezioni marchigiane, perché il reclutamento è di loro competenza, quindi ogni sezione organizza periodicamente dei corsi arbitri ai quali possono accedere gratuitamente i ragazzi giovani e anche a volte meno giovani, e quindi è un'occasione importante. Noi ad oggi siamo 1239. Tanti, pochi, allora c'è da dire che le Marche, come c'è da dire che c'è da coprire tante partite. Esatto, il problema è quello. Il problema è anche un bene: le Marche sono storicamente una delle regioni, e una volta avevamo la regione che rispetto alla popolazione ha la più alta percentuale di praticanti il gioco del calcio, un po' tutti gli sport, ma in particolare il gioco del calcio, e quindi servono tanti arbitri. E poi voi mi insegnate anche, penso, mister Senigallesi, insomma, con i calciatori, la qualità la si fa anche sulla quantità. Se uno può scegliere su un bacino quantitativo più ampio, è più facile tirar fuori, no, il meglio. Noi è quello che cerchiamo di fare, ovviamente in eccellenza. Arrivano i ragazzi che qualitativamente sono migliori, che hanno fatto la trafila sezionale, poi prima categoria, promozione ed eccellenza. Quindi tutto sommato siamo in ripresa, però ci servono ancora arbitri. Sì. Poi affronteremo anche con Giulia il discorso arbitri donna, sì. No? Perché chiaramente noi conosciamo tutti Maria Sole Ferrieri Caputi, che ha esordito in Serie A, che è un po', diciamo così, la front woman del movimento arbitrale nazionale, ma non c'è solo lei. Intanto andiamo a vedere Notaresco Fano con un finale un po' burrascoso, vediamo. Infissi Design, l'evoluzione della specie. Dalle nostre finestre gli alberi si vedono. Il Notaresco viene sconfitto 3-2 in casa dal Fano, ma riesce ugualmente ad arrivare agli spareggi che porteranno poi ai play-out. Alla prima occasione, al nono, il Fano passa in vantaggio, Zingaretti ci prova dalla distanza siderale e sorprende Sciba per lo 0-1. Il Notaresco prova a reagire, al decimo Defendi servito da Scimia in area non trova la conclusione giusta e al dodicesimo lo stesso Scimia servito da Gelsi sciupa. Al quindicesimo è gelo al Savini, Drolè pescato in aria, in sacca in diagonale, lo 0-2. Il Notaresco si riversa in attacco al ventesimo, Defendi libera da due passi Romano che a tu per tu si lascia ipnotizzare. Al ventiquattresimo i padroni di casa riaprono la gara, Gurin ad in mezzo a Gelsi, sfera che giunge a Romano nei pressi della porta e stavolta è 1-2. Al 43esimo è Scimia a proiettarsi in avanti, tiro dal limite respinto e Romano manca clamorosamente il tap-in. Inizia la ripresa e il Notaresco si riversa in avanti. Al primo Scimia dalla media distanza e Bizzini alza in angolo. Poi al sesto conclusione di Gurini sporcata in angolo e sugli sviluppi Romano la mette dentro però in fuorigioco. All'undicesimo Gelsi serve in area a Defendi ma la sua sforbiciata è alta. Al ventiseiesimo arriva il pareggio, fallo di mano in area di Antonioni e Romano trasforma il rigore del 2-2. In una rara folata offensiva il Fano torna in vantaggio, punizione magistrale di Nappello e 2-3. Non succede più nulla dopo il triplice fischio, scontri a distanza tra le tifoserie sedate dalle forze dell'ordine e il Notaresco che per giocare i play-out salvezza dovrà prima spareggiare col Monte Giorgio. Sì, non ci voleva questo passo falso, diciamo così. La partita non è iniziata come volevamo, noi credo che comunque tutto sommato abbiamo disputato un'ottima gara, abbiamo creato tanto, abbiamo rischiato poco nulla, tranne forse alla fine, in quanto dovevamo recuperare il risultato
e dovevamo fare gol, ma credo che tutto sommato la partita l'abbiamo condotta su larghi tratti creando tanto. Poi c'è poco da commentare, i gol li avete visti, quindi sono gol fortunosi, sono stati gol frutto diciamo di qualche leggerezza, però non posso dire nulla perché la partita l'abbiamo fatta, i ragazzi sono stati encomiabili e c'è rammarico perché con un punticino di oggi andavamo a fare gli spareggi, ma questo purtroppo è un problema che ci portiamo dentro da tanto tempo, non riusciamo a gestire i momenti della gara, non riusciamo a stare dentro la gara per tutti i 90 minuti e oggi l'abbiamo pagata a caro prezzo. Noi abbiamo fatto la partita nostra, una partita aperta, la potevamo perdere, la potevamo vincere, ho preservato i ragazzi diffidati, hanno giocato tutti i ragazzi che magari dall'inizio che non hanno giocato per dargli la possibilità, sul 2-2 abbiamo rischiato anche di andare sotto, dopo questo calcio è così, quando ti gira male già il primo gol di Zingaretti, il terzo su punizione sono tutti Eurogol, no? Ti fa capire che è una stagione un po' particolare per Notaresco che è sfortunata. Però dopo alla fine erano stati bravi a pareggiare, dopo purtroppo magari se non fa gol lì finiva in pareggio. Però noi abbiamo cercato di fare cose onestamente, di fare la partita nostra e dopo il campo ha dato questo verdetto, ma come l'anno scorso quando è stato a Tolentino con Monte Giorgio, dopo uno fa la partita, dopo è così, bisogna comportarsi onestamente per come la vedo io. Riccardo, allora siamo nel Qatar 2022, Razzavi è la prima arbitra iraniana 36enne che arbitra la prima partita insomma, ecco, dei mondiali, è una porta che si apre verso un'inclusione, verso i maggiori anche eventi sportivi, una porta per tutte? Sì, assolutamente, e devo dire che noi in Italia siamo stati da questo punto di vista sicuramente, adesso se non i primissimi, voglio dire, fra gli apripista indubbiamente. Andrea citava la Federica Puti, insomma un traguardo storico per la nostra associazione, però il Comitato Nazionale sta sviluppando delle attività insomma, per le quali la Federica Puti non deve rimanere isolata. Qual è il punto? Il punto è che storicamente, tradizionalmente, le ragazze nel mondo del calcio, no, per troppo tempo sono state viste come un oggetto quasi estraneo. Allora qual è il lavoro che stiamo facendo? Che il Comitato Nazionale e soprattutto la nostra corregionale Katia Senesi, che fa le tante cose che segue a livello del Comitato Nazionale, ha anche la responsabilità del progetto AIA Women, insomma. Il punto è cercare di ridurre sempre più questo storico, tradizionale gap, sia atletico, sia dal punto di vista della conoscenza calcistica, e stiamo sviluppando una grandissima attività didattica. Da quest'anno anche come comitato regionale, uno dei miei collaboratori, dei vice componenti del comitato regionale, Henry Gullini, sta seguendo proprio le ragazze della regione Marche per cercare di offrire loro appunto opportunità di crescita e di formazione atletica e tecnica importante. Vi dico e chiudo, il 13 io ho il raduno playoff degli arbitri di eccellenza e di promozione e abbiamo deciso di chiamare, convocare a fare le stesse attività che faranno gli arbitri di eccellenza e promozione alcune delle ragazze appunto che stiamo seguendo. Ad oggi la Regione Marche quanti arbitri donna conta? Guarda, abbiamo circa quasi il 9% della forza arbitrale marchigiana, cioè i 1239 arbitri totali marchigiani, 103, quasi il 9% sono donne. Impensabile. Quindi, qualche tempo esatto, fa. Assolutamente impensabile.
Per noi è un ottimo dato, ma non ci soddisfa ancora in pieno, vorremmo averne sempre di più, sempre di più. Comunque bella e fresca anche l'idea del doppio tesseramento, no? Che comunque da un paio d'anni sta andando per la maggiore, quindi la possibilità, insomma, in poche parole, di dare proprio la possibilità ai ragazzi minori di 18 anni di poter arbitrare allo stesso tempo contemporaneamente giocare nei campionati giovanili. Insomma. Questa è stata una novità importantissima, introdotta 2 anni fa, che poi è stata rivista, sono stati alzati i limiti fino a 18 anni, è possibile fare questo doppio tesseramento, poi una scelta va fatta, il ragazzo deve scegliere, insomma, arrivato a 18 anni o fa l'arbitro o fa il calciatore, però dai 14 anni, perché noi prendiamo ragazzi dai 14 anni fino ai 18, possono fare entrambe le cose. Vi do il dato aggiornato ad oggi, sì. Nelle Marche abbiamo 53 giovani associati che sono arbitri e calciatori, esatto, nei settori giovanili al contempo. Giulia, se abbiamo altri messaggi. Ha ragione Mosconi quando dice che nel calcio bisogna comportarsi onestamente. E dopodiché niente, sì, dice allora buonasera, però questa è una cosa sul Fossombrone. Come sempre la Lega Eccellenza Marche ha fatto di tutto per dare contro alle squadre pesaresi. Oggi a Fossombrone ha mandato una terna, vorrei dire criminale, fischiando fallo contro di noi, improbabili, negando 2 rigori netti. Vorrei sottolineare il comportamento scorretto dei giocatori del Montefano che già a partita decisa giocavano a fare male. Non è sport, Daniele. Vabbè, comunque di questo parleremo dopo. Nella parte, esatto, dedicata all'Eccellenza. Permetti Andrea, scusa, terna criminale non è ricevibile e non c'entra nulla per lo sport, chi scrive quelle cose si qualifica solo scrivendole. Esatto, sono termini che anche noi non accettiamo assolutamente. Invece, tornando al calcio giocato, Stefano, abbiamo visto questi play out, Notaresco Montegiorgio e questo pre-spareggio. Il problema qui secondo me è l'ostacolo Roma City, che si troveranno poi di fronte la squadra che vincerà questo prespareggio, una squadra rivoluzionata dal mercato di gennaio, e chiaramente sarà un ostacolo molto molto arduo per tutte. Il rischio potrebbe essere che a una soddisfazione temporanea poi tu debba andare incontro comunque a una difficoltà molto molto evidente, perché il City è una squadra che si è ricostruita, ha dietro una società di altissimo livello, un centro sportivo di grandissimo spessore. Io penso che si farà fatica a farla scendere dalla Serie D, anzi ho la sensazione che tra un po' la troveremo a livelli più importanti, perché dietro c'è un progetto molto importante. Però intanto il Montegiorgio deve essere assolutamente focalizzato e concentrato sul Notaresco, perché chiaramente ha questa opportunità e se la deve giocare sino in fondo. Andiamo invece a vedere San Benedettese Avezzano, un piccolo sorriso al termine di una stagione tribolatissima, ma ripetiamo, qui il futuro della Sam si gioca ovviamente su altri campi, su altri settori, vediamo. Prima il piacere, poi il piacere. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Suzuki. Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma a 2 o 4 ruote motrici, nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Mancava solo l'aritmetica di arrivata, l'Avezzano perde con la San Benedettese a Riviera delle Palme ma ottiene la permanenza della categoria. L'anno prossimo sarà ancora Serie D, mister Scorsini si affida ai soliti Pellecchi e Dos Santos in avanti, la Samb balla al ritmo di Marra, Scardella e Vita, fischia Giacomo Ravara di Valdarno. Subito cross insidioso di Negro sul quale nessuno dei suoi compagni è ben posizionato per colpire, risposta pericolosa della Samb. Tiro cross di Cardella respinto da Coco, sulla ribattuta si avventa Favo che di testa scheggia la traversa. Clamorosa doppia occasione, un giro di lancette dopo, punizione di Angiulli parata ancora dal portiere marsicano sulla respinta. Questa volta c'è Vita che da 2 passi non concretizza. Partita vibrante, Marietti impegna Marone, fioccano le occasioni, Proia si inserisce ritrovandosi davanti a Coco, palla fuori di un soffio, Avezzano salvo.
Lupi Feroci, bomba di Donatangelo disinnescata da Marone. Nel finale di tempo Marras converge dalla destra, ma il suo non è né un tiro né un cross. Cardella va a terra dopo un contatto con Negro, nulla da segnalare per il direttore di gara. Santos, la ripresa si apre proprio con un buon pallone di Bianciardi, scodellato in verticale per il bomber ospite, la conclusione facile preda di Marone. I rossoblù di casa alzano il ritmo e passano. Cross col contagiri di Proia per la testa di Cardella, che impatta perfettamente per scrivere l'1-0. L'Avezzano accusa il colpo, la Samb si procura il rigore per un presunto tocco di mano di Sissé in area. Dal dischetto Vita spiazza e vola in doppia cifra di reti in campionato. I ragazzi di Scorsini restano dentro la partita. Il destro di Pellecchia deviato si stampa sulla traversa. Sul prosieguo dell'azione si salva la Samb. Poco dopo il 10 ci riprova sfiorando il palo a Marone pietrificato. Attivo Dos Santos, che prende la mira senza centrare la porta, simbolo di una partita non esaltante. Dalla parte opposta buona l'uscita di Coco su Vita. Dopo 3 minuti di recupero e triplice fischio, San Benedettese batte Avezzano 2-0. È stata una partita bella, intensa, non sembrava una partita di fine stagione. Due squadre si sono battagliate in campo, entrambe volevano il risultato pieno. Poi è chiaro che il meraviglioso gol di Cardella ha spezzato gli equilibri. E ripeto, poi subito dopo il calcio di rigore, che non entro in merito perché dalla panchina non ho visto l'episodio, ha un po' chiuso la gara, anche perché le risorse venivano meno, faceva un gran caldo. Abbiamo cercato di rientrare in gara, non ci siamo riusciti. Ripeto, l'obiettivo è che mi era stato chiesto salendo su questa nave in corsa era la salvezza, al primo anno di Serie D, salvezza ottenuta senza nemmeno i play-out. Beh, la gara è stata secondo me interpretata bene, volevamo come dicevo ai suoi colleghi di chiudere bene, chiudere una vittoria, e ci siamo riusciti, e questo mi fa molto piacere, perché ripeto, trovare stimoli e motivazioni in questa situazione, soprattutto nelle ultime partite dove non c'è niente a chiedere, non è mai facile, e oggi comunque i ragazzi hanno fatto una buona partita, perché anche loro volevano comunque lasciare un piccolo segno positivo di questa stagione. Per quanto riguarda me, niente, sono soddisfatto per aver dato il mio contributo a questo obiettivo, ma a parte il mio contributo è stato insieme anche ai miei predecessori, che comunque hanno fatto il loro lavoro, lavorando anche in situazioni scomode come sono stato io, quindi penso che abbiamo tutti insieme fatto un buon lavoro in questa situazione. Ottica Più è a Jesi, in largo Salvador Allende. Oggi ed oggi salutiamo anche la promozione di altre squadre dalla D alla C, Lumezzane, il Sorrento, storico club campano che ricordo una cinquantina e abbondanti anni fa, addirittura fece anche la Serie B, e che ritorna dopo un fallimento ed essere ripartita, quindi torna nel campionato professionistico, mentre ci sarà uno spareggio che è tutto un programma tra Brindisi e Cavese nel girone H. Sorrento che ha bruciato proprio sul filo di lana la Paganese. E tornando al discorso arbitrale, c'è stata una proposta a microfoni spenti di Stefano Sinigliesi, non male, che vorrei che rendessi pubblica, Stefano. La rendo pubblica perché, allora, intanto io ho un rapporto iniquo con gli arbitri, perché non ci parlo mai, non conosco neanche quelli della Serie A. Bisogna capire che senza arbitri non si può giocare, si può giocare senza tutto il resto, gli arbitri no, e il pallone. Detto questo, io credo che per migliorare la qualità dei rapporti che devono avere gli addetti ai lavori con gli arbitri, sarebbe giusto far fare un anno come arbitri, magari nei settori giovanili, ai ragazzi che vogliono prima diventare allenatori.
Proposta accettata? Ma cioè, non sta a me, ovviamente, non ho il potere di accettarla. Questo sono la Lega, eventualmente la Federazione. Però da prendere in considerazione. Io personalmente la prenderei in considerazione perché più. Quindi non hai detto una stupidaggine. No, mister, hai detto una cosa importantissima, perché più ci conosciamo, siamo spesso troppo divisi. Chi gioca a calcio, allenatori, giocatori e arbitri. Più ci conosciamo, più interagiamo, e penso molti dissidi, molti equivoci. Verranno sicuramente meno. Senti, ma a livello disciplinare siamo quasi a fine stagione, che stagione è stata? Ma guarda, Andrea, non ho ancora i dati precisi, però devo dire in linea, grosse cose non abbiamo avute, però atteggiamenti di violenza. E anche ieri il mio vice Nicola Nicoletti, ex assistente internazionale, in un campo, insomma, è stato attinto fisicamente, e qui chiudo perché adesso indaga la Procura federale, indagherà, e queste sono cose che non possiamo assolutamente tollerare, mi dispiace. Ma... No, ma questo è assolutamente fuori discussione, ovviamente. Adesso vedremo in conclusione di questa prima parte della nostra trasmissione il servizio sul Tolentino, una retrocessione veramente amara, amarissima, anche per come è maturata, appresa poi dalle radioline per il gol di Perpe Pai. Tra l'altro, Stefano, anche questo tuo ex giocatore, no, Perpe Pai? Sì, l'ho avuto ad Agnone, l'avevo portato con me ad Agnone, ragazzo interessante, particolare, però vedo che continua a fare delle buone stagioni, ha un buonissimo potenziale e credo che possa ancora crescere. Novità per quanto ti riguarda a livello personale? Assolutamente nulla, non c'è stato nulla, c'è stato invece prima, però non c'erano le condizioni per concretizzare. Concretizzare, sì, diciamo così, adesso aspettiamo, vediamo, però... Voglio qualcosa di molto serio, altrimenti stavolta rimango a casa. Grazie Stefano, in bocca al lupo. Grazie a te. Grazie Riccardo Piccioni. E possiamo anche preannunciare, Riccardo, che faremo anche una trasmissione con i tuoi ragazzi, no? I tuoi ragazzi e le tue ragazze, che possiamo ospitare nei nostri studi e sentire le loro esperienze dalla loro viva voce. Molto volentieri. È molto interessante proprio sapere il punto di vista e conoscere il punto di vista arbitrale. Allora, andiamo a vedere il servizio appunto sul match del Tolentino. Non è bastato il gol contro i Roma City di Tizia 5 minuti dalla fine, purtroppo è arrivata questa retrocessione, ripeto, atroce per il modo con cui è maturata. Vediamo. Una pizza che non si scorda, il piacere di ballare, il luogo giusto per ritrovarsi con gli amici. È lo chalet I Due Re, ristorante pizzeria a Civitanova Marche. Un compleanno, la laurea o semplicemente la voglia di stare insieme in un ambiente che fa spettacolo. I Due Re, ristorante pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Tutto il campionato da giocarsi nel corso degli ultimi 90 minuti di gioco, questo è il tema dominante dello scontro tra Tolentino e Roma City. Non solo l'esito finale dell'incontro è sub giudice della salvezza cremisi, per ottenere l'obiettivo bisogna sperare in una combinazione favorevole di alcuni risultati da parte delle altre squadre inguaiate nella zona salvezza. Cremisi e Laziali si affrontano al della vittoria con lo stesso schema tattico 4-3-3 in casa del Tolentino, rientro dal primo minuto di Rozzi e Pallecchi, indisponibili invece per squalifica Lattanzi. In avanti mister Zannini si affida al trio Vitiello, Tizzi e Pallecchi, supportato a centrocampo da Papaserio, Rozzi e Gori. Sul versante ospite invece l'ex giocatore della Roma e del Torino Statuto, schiera in avanti Perroni, Raffini e Matteucci. Sono subito gli ospiti a spingere, a cercare la via della rete. Al sesto minuto cross dalla sinistra per Raffini, la cui conclusione risulta comunque essere debole. Un minuto più tardi il tentativo di Mancino viene deviato in angolo dal capitano Cremisi Gagliardini. Al decimo il terzo affondo ospite con un cross di Frulla, inzuccata di Raffini, palla al lato. Per vedere il primo affondo dai padroni di casa bisogna attendere al quattordicesimo con lo scambio Vitello-Papaserio, l'estremo ospite Opara mette in angolo. Un minuto prima del ventesimo l'occasione più ghiotta per i padroni
padrone di casa per sbloccare il risultato. Vitiello viene ben servito e lanciato dentro l'area della squadra del Roma City. Il pallone va a stamparsi sull'esterno della rete, dando l'illusione ottica della rete. Al 26esimo, ripartenza ospite, scambio veloce tra Raffini e Mancino, pallone ancora una volta sopra il montanto. La prima frazione si chiude con il tentativo di Di Biagio, bravo e lesto a sfondare sul settore sinistro. L'under Cremisi viene fermato irregolarmente qualche centimetro fuori dall'area di rigore. Sul punto di battuta Vitiello, nulla di fatto. Prima frazione che si chiude sullo 0-0, stessi effettivi in campo per la ripresa e dopo 4 minuti Tizzi ci prova arpionando fuori ali il pallone da di piedi dell'avversario, il pallone però di un nulla finisce al lato. Al 12esimo Frulla va alla ricerca di Raffini che però manca l'attimo propizio per la deviazione a rete. L'azione continua con la conclusione deviata in angolo da reparto difensivo Cremisi. L'incontro scorre via senza sussulti particolari. Al 37esimo fallo su Raffini, calcio piazzato ospite, Cabella indirizza verso lo specchio della porta, Gagliardini trova il guizzo per deviare in angolo. Al 42esimo il risultato cambia, dalla sinistra Vitello mette al centro, tocco di un avanti Cremisi per Tizzi che ben posizionato supera Opara e porta in vantaggio la formazione del Tolentino. Trascorrono i minuti, la gara si chiude con la terza vittoria consecutiva dei Cremisi, i giocatori rimangono in campo in attesa degli altri finali. La brutta notizia arriva con la rete del successo del Monte Giorgio sulla Vigor Senigallia. In virtù della classifica avulsa, il Tolentino chiude il campionato all'ultimo posto e retrocede direttamente in eccellenza. Nonostante l'impegno e la volontà profuse nelle ultime settimane, l'obiettivo non è stato raggiunto. Le cause ovviamente della debacle Cremisi sono imputati in primis alla società tutta del Tolentino per le sciagurate scelte fatte in estate in sede di scelte tecniche, cambio contemporaneo del direttore sportivo e dell'allenatore e successivamente perseverate in serie di campagne e rafforzamento nel mercato di riparazione di dicembre. Allora, capitano, ce l'avete messa tutta fino all'ultimo istante, tanta buona volontà, peccato quel risultato del Monte Giorgio al 94esimo che ha cambiato tutto lo scenario. Sì, peccato perché avevamo assaporato un po' il sapore dell'impresa, no? Le ultime tre partite, tre vittorie, poi è arrivata questa doccia fredda che brucia. Secondo me c'è da essere orgogliosi per quello che abbiamo fatto sicuramente nelle ultime tre partite e sicuramente quando si retrocede di errori nell'arco di una stagione ne sono stati fatti tanti da tutti i ruoli, diciamo, no? Però ecco, sicuramente le ultime tre partite mi lasciano orgoglioso di tutta la famiglia Tolentino, perché ha dimostrato di lavorare sugli errori che sono stati fatti da settembre a tre partite fa. Forse è stato troppo tardi, però una reazione l'abbiamo data, abbiamo dato tutto fino alla fine e quindi oggi sono orgoglioso di tutti, ecco. Guardando il bicchiere mezzo pieno in questa situazione non è certo facile, però quello che è lodevole è che da perlomeno gli ultimi 10 di campionato testa bassa e pedalare, come si dice in termini tecnico, vi siete impegnati al massimo. Sì, infatti ecco, le ultime tre partite sono venute fuori valori umani e tecnici che forse non eravamo riusciti a esprimere o almeno con continuità durante l'anno. Io penso che una stagione come questa faccia crescere molto di più di una stagione tranquilla di metà classifica, quindi soprattutto i ragazzi giovani devono far tesoro di questa stagione, perché quando si perde si va a migliorare di più sugli errori, quando si vince invece si tende a quasi non guardarli, no? E quindi dobbiamo far tesoro di questa stagione, degli errori che sono stati fatti. Queste ultime tre partite ci lasciano la consapevolezza che forse non, i nostri valori non sono da ultimi in classifica, però ormai il campionato è finito e la classifica dice questo, però dentro di noi dobbiamo avere la convinzione che abbiamo delle qualità importanti e dobbiamo far tesoro di quello che è successo quest'anno. Dopo la sconfitta di oggi comunque dobbiamo fare lo spareggio e sappiamo benissimo che a noi ci serviva la vittoria. Non ci siamo riusciti, ci abbiamo provato per tutta la partita e poi però purtroppo abbiamo preso quel gol un po' rocambolesco e accettiamo il verdetto del campo. Dai. Ecco mister, al di là di tutto, un bilancio su questo campionato non solo per la squadra ma globalmente per quanto riguarda il girone F della Serie D.
Ma è un campionato, è stato un campionato abbastanza equilibrato. Abbiamo perso delle tante occasioni, purtroppo. Siamo una squadra giovane, si è costruita in quasi due giorni. Abbiamo trovato delle difficoltà, stiamo ancora lavorando per toglierle, però adesso siamo arrivati all'ultima partita e ci sarà da lottare come abbiamo fatto fino adesso. Cari amici e cari amiche delle Marche nel Pallone, buonasera, bentrovati e benvenuti a questa seconda parte del nostro programma che accade e avviene regolarmente in diretta. Talmente in diretta che vi do immediatamente, subitaneamente, istantaneamente il fantaggionamento del super posticipo di stasera, che è un fanta super mega iper giga partitone. Non è vero che è un fanta super mega iper giga partitone, è un partitone sì, ma per la zona salvezza, tant'è che adesso quasi sorprendentemente è passato da poco in vantaggio il Verona a Lecce allo stadio di Via del Mare grazie a un gol di Cyril Ngonge che è entrato nella ripresa. Quindi Lecce 0, Verona 1. La 34esima giornata di Serie A però si chiuderà domani con addirittura tre posticipi, di cui due alle 18.30, ovvero Empoli-Salernitana. Poi abbiamo Udinese-Sampdoria, queste due alle 18.30, e il posticipo serale è il derby emiliano, non romagnolo, emiliano tra Sassuolo e Bologna, in onda alle 20.30, quindi che chiuderà la 34esima giornata di Serie A, il cosiddetto Monday Night. Adesso però passiamo dal domani all'oggi e passiamo dalla Serie A alla Serie A dei campionati regionali. E la Serie A dei campionati regionali è ovviamente il campionato regionale di eccellenza, campionato di eccellenza Marche, che domenica scorsa, 30 aprile, ha già emesso i suoi verdetti principali. Ovvero, quali sono questi verdetti? Li ripassiamo. Ovvero, Atletico Ascoli, campione dell'eccellenza, quindi va dritto e meritatamente in Serie D. Quattro squadre vanno ai playoff, ovvero Forza Impronese, Montefano, Atletico Gallo, Atletico Azzurra Colli. Tre squadre sono retrocesse quest'anno per la prima volta da quando sono stati introdotti i playoff e i playout, non ci sono nessun playout, per cui sono retrocesse direttamente Fabriano Cerreto, Marina e il Porto Sant'Elpidio. Questi sono i verdetti che ha emesso, quelli principali, che ha emesso il campionato di eccellenza. Però vi ho già detto che c'erano due playoff che si sono già giocati oggi in gara secca con i seguenti risultati e marcatori. Forza Impronese batte Montefano 2-0, gol di Riggioni e autorete di Monaco. Il secondo playoff è Atletico Gallo batte Atletico Azzurra Colli 2-1, reti di Gaudenzi, pareggio di Ciabuschi per Atletico Azzurra Colli, gol vittoria di Peroni su calcio di rigore. Tra l'altro dopo vedremo il servizio, i gol di Ciabuschi e di Gaudenzi non solo sono molto belli ma sono anche molto simili perché sono avvenuti nella stessa zona di campo. Tutto questo cosa vi porta a concludere, cari amici e cari amiche di TVRS, che la finale di playoff che andrà in scena domenica prossima 14 maggio parla decisamente pesarese, perché la finale sarà tra Forza Impronese e Atletico Azzurra Colli, Atletico Gallo, pardon, si giocherà allo stadio Marcello Bonci di Fossombrone e chiaramente il Fossombrone ha due risultati a disposizione su tre, ma dopo anche dopo i tempi supplementari, in sostanza. Questa sfida deciderà quale squadra marchigiana inizierà il percorso ultraregionale, cioè la fase nazionale dei playoff, che mette a disposizione 7 posti di eccellenza su 7, 14, su 21 squadre che parteciperanno. Per cui in bocca al lupo e vinca il migliore, e chiaramente i complimenti vanno al Montefano, all'Atletico Azzurra Colli, che terminano la loro stagione già da oggi, ma hanno fatto veramente un grande campionato. Quindi, ho già detto, la prossima sfida tra Fossombrone e Atletico Gallo deciderà chi avrà la chance, il biglietto, il ticket per provare ad andare in Serie D dalla porta di servizio, come si suol dire. Dalla porta principale invece c'è entrato l'Atletico Ascoli, a cui auguro davvero le migliori fortune e un grande in bocca al lupo, anzi secondo me la vivrà davvero da protagonista. Giulia, infatti abbiamo con noi stasera, dimmi tu chi. Graziano Giordani, presidente Atletico Ascoli, e Sergio Pirozzi, allenatore Atletico Ascoli. Buonasera e benvenuti. Buonasera. E sono i campioni dell'eccellenza, quindi davvero, come si direbbe in questo caso, complimenti, chapeau e veramente bravi, bravissimi. Sì, il cappello io non lo porto, però chapeau, faccio il gesto. Presidente, allora, intanto,
Intanto entriamo subito in clima, perché lei ha un'azienda veramente importante, un'eccellenza marchigiana, si occupa di fashion, di moda, a livello non solo nazionale, a livello internazionale, una griffa importante. Tutto questo per dire, non è che ha bisogno delle mie parole, ma tutto questo, Giulio, è per dire che se magari c'è qualche disappunto sul nostro disabilier, sul nostro abbigliamento, per oggi porti pazienza, ecco, magari nell'altro bottega, la prossima volta magari ci sentiamo, se c'è qualcosa che non va come abbigliamento, ecco, elegantemente glissi, ecco, vada avanti, ecco. Detto questo, Presidente, allora io le devo rileggere quello che ho scritto domenica prossima, non per citarmi, ma oggi, cioè domenica scorsa, alle ore 18:20 del 30 aprile 2023, festa per l'Atletico Ascoli che per la prima volta nella sua storia approda in Serie D. La vittoria odierna a Urbino davanti a 200 circa supporters giunti da Ascoli Piceno porta la firma di Traini, che con questo gol storico spalanca le porte della Serie D all'Atletico Ascoli. In quel momento, alle 18:20 del 30 aprile, di una settimana fa, qual è il primo pensiero che lei ha avuto? Cosa ha pensato? Ce lo faccia vivere con le parole che solo lei può dire. Ma quest'anno ero, a differenza di dell'anno scorso, perché siamo arrivati sempre lì, abbiamo fatto delle finali, e quest'anno ero abbastanza fiducioso, ero tranquillo fondamentalmente, quindi ce la siamo giocata con tanto impegno e con tanta emozione fino all'ultimo secondo, perché bisognava vincere, non c'era un'altra soluzione, quindi come tale, ecco, l'abbiamo vissuta in questo modo. Ma al triplice fischio lei cosa ha pensato? Qual è stata la cosa, la persona a cui ha pensato? Ma soprattutto il suo cuore cosa le ha detto? Finalmente ci riusciamo, finalmente Serie D, cosa le ha suggerito il suo cuore? Ma l'impegno, diciamo che ho fatto un pensiero a tutta la mia società, a tutti questi ragazzi, che in un anno è stato un campionato veramente difficile, questione di qualche punto, eravamo tutti lì, quindi è stato veramente un impegno importante. E non nascondo, ma che qualche notte non ho neanche dormito. Le notti successive? Non l'ultima settimana, che ero abbastanza sereno, ecco. Però durante questo campionato c'è stato qualche settimana dove, ma non perché, per la grande adrenalina forse che c'era per questo campionato così importante e così tirato, così nel giro di qualche punto eravamo 7-8 squadre praticamente, quindi questo è stato un po' quello, quindi ho pensato tutto a questa bellissima società. Ho pensato a tutti quelli che ci hanno dato una mano, dagli sponsor ai soci, alla mia famiglia, che siamo intrisi di calcio, siamo proprio veramente, viviamo il calcio in un modo incredibile, e quindi come tale, ecco, ho fatto, e a tutti i miei ragazzi che sono andato giù agli spogliatoi, abbiamo fatto una bellissima festa. Una super festa. Sergio Pirozzi, allenatore dell'Atletico Ascoli, intanto molti ti conoscono perché la tua passata esperienza politica come sindaco di Amatrice in quel purtroppo doloroso periodo in cui c'è stato il terremoto, molti ti ricordano, tra cui io, te lo dico sinceramente, con la felpa bianca con la scritta Amatrice. Però noi qui parliamo di calcio, perché hai detto testualmente, intanto anche a te complimenti per la vittoria del campionato, una delle cose che mi è piaciuta di più è che hai dato anche subitaneamente i meriti anche al precedente allenatore, no? Che secondo te aveva svolto un buon lavoro, quindi Luigi Giandomenico, no? Per cui hai riconosciuto i meriti altrui sia come rapporto di colleganza sia soprattutto per sportività, cosa che avrei fatto anch'io e lo apprezzo molto da te. Buonasera a tutti, sì, penso che sia giusto. Però non è da tutti, eh. Va bene, ma cioè, gli esseri umani non tutti sono uguali. Certo. Ci sono belle persone, brutte persone.
Certo. Insomma, la mia esperienza mi ha insegnato questo. Io ne sono arrivato alla fine, erano quattro partite. È stata da un punto di vista sportivo una lucida follia, lucida perché conoscevo il valore della società, degli uomini, la loro storia imprenditoriale, e questo per me è stata una grande garanzia. Poi se andiamo a vedere 54 punti, c'è qualcuno che ne ha fatti 44, per cui giusto merito a chi ne ha fatti 44. Io in quelle ultime quattro partite sapevo che mi giocavo tanto, perché poi, sai, è facile dire, io lo sapevo. Ho fatto una scommessa, tra virgolette, insieme alla società, la squadra mi è venuta dietro. E è stata una grande gioia per questo motivo. Io l'ho detto, questa è stata la mia Serie A. Hai detto anche che è stato il tuo antidepressivo l'Atletico, sì, Ascoli. Sì, sì, perché sì. Lo vuoi spiegare? Io lo so, però. L'antidepressivo perché, sai, io ho cercato di fare tanto per la mia terra, per le mie terre. Promesse a gogo, poi insomma, come dicevo prima, ci sono belle persone, cattive persone, le promesse non sono state seguite ai fatti, io mi sono ritrovato solo nel borgo, come lo chiamo io, che è un borgo ancora oggi non ricostruito, e io è chiaro che mi mancava il calcio è stata parte della mia vita, io fino al 2008 ero un allenatore professionista, ho fatto una scelta di cuore. Oggi però è giusto che io mi riapprovi della mia vita, della mia grande passione, perché le emozioni che ti regala il calcio non te le regala la politica, forse te le regala la gente. Ecco, chi decide regala poco, e io voglio tornare a vivere quella che è sempre stata la mia attività principale, perché ho iniziato a fare allenatore a 30 anni. Questo è il nono campionato che vinco, e che penso che debba recuperare un po' di tempo che io ho dedicato alla mia comunità, come era giusto, certo, che sia, però oggi voglio tornare a vivere solo ed esclusivamente di quel 100x62-63 che è il campio da calcio, le emozioni poi della gente vera. Ecco. Giulia. Messaggi, vi invito comunque a scrivere al nostro canale WhatsApp se volete comunque comunicare con noi, fare domande ai nostri ospiti. Quindi ecco, allora Sergio, sei passato sostanzialmente dal calcio alla politica, di nuovo. Ho sempre dal fatto calcio. Il calcio, no? Ah, hai sempre mantenuto, quindi. Io fino linea... al 2008 stavo ad Ascoli, cioè sì. Parto a fare allenatore, diciamo, amatrice, ho avuto la fortuna di vincere la seconda categoria, la prima, la promozione, tre volte l'eccellenza, prima di questa, anche se io ho pochi meriti, la Serie D con il Rieti è tornato in C dopo 67 anni, il campionato primavera con l'Ascoli, il girone, poi ho fatto una scelta, mi sono messo a fare il sindaco, lo stipendio, perché tanti pensano che lo stipendio di un sindaco sia una cosa grande, invece è irrisorio. Erano 660 euro netti al mese, e ho continuato ad allenare, diciamo, i dilettanti, poi ho avuto la fortuna. In pratica è stata una parentesi, quella politica, sì, nella lunga, carriera. Lunga, di... no, lunga, da Beh, 44 anni, a 44 anni io pensavo che era giusto e dovessi dare qualche cosa al mio paese. C'è una domanda invece per il presidente Giordani, giocherà a Venarotta in D? No, giocheremo. Spieghiamo perché Venarotta, perché l'Atletico Ascoli gioca a Ascoli al Don Mario Bartolini, giusto? Sì. Però lei, presidente, la sua azienda è basata a Venarotta, sì, giusto? La mia azienda è a Venarotta. Lei è anche di Venarotta? Io sono di Venarotta. Come si chiamano gli abitanti di Venarotta? Venarottesi. Venarottesi, Venarottesi. Non venarottiani, eh? No, Venarottesi. Venarottesi. E quindi la mia azienda è lì, dove ho ricostruito anche io l'azienda, in un territorio dove il terremoto ci aveva fatto veramente male. Sì. In cinque mesi abbiamo ricostruito un'azienda.
io e la mia famiglia. Senza aspettare l'intervento dello Stato? Senza aspettare l'intervento dello Stato, quindi come tale, perché avevamo le intere collezioni e tutto, con 3 studi di ingegneria abbiamo sistemato tutto e velocemente abbiamo ricostruito l'azienda, per non spostarla, altrimenti il mio paese finiva, insomma ecco, beh, è l'unica azienda che esiste in quel paesino. Certo, e il ruolo giovanile per lei che rilievo ha, che importanza ha il ruolo giovanile? È importantissimo, il settore giovanile per noi è dove stiamo a investire tantissimo e i risultati stanno venendo fuori. Con la Juniores siamo andati alle fasi nazionali. E beh, le Juniores hanno vinto il campionato regionale, no? Finale con il Marino. E questa sera c'è stata a Porto d'Ascoli, in campo neutro, un'altra finale per passare alle fasi regionali, alle fasi finali ma regionali, quindi è dove stiamo a investire tantissimo. Perché non c'è futuro, secondo me, nelle società se non c'è la scuola calcio. Presidente, lei ha detto in qualche intervista che ritorno a Venarotta. Venarotta è un comune dell'Ascolano, 1800, circa 2000 abitanti. Sì, mi sembra. Sì, un paese. Ecco, che fa parte del, con altri 13 comuni, me l'ero anche scritto, nel 2017 insieme ad altri 13 comuni sostiene la costituzione del Parco dei Calanchi e Monte Ascensione al fine di promuoverne e valorizzarne il territorio. Noi Calanchi sono quelle, credo, formazioni, quella specie di tagli nelle montagne. Sì, esatto. Sì, volevo sapere, ho sentito che avrebbe un progetto anche di unire proprio i comuni dell'entroterra, tra cui Venarotta, Sarnano e altre cose. Di cosa si tratta questo progetto e è realizzabile? Allora, è un bellissimo sogno che stiamo cercando di fare con la mia società di calcio, con tutti quanti, perché da soli non si può fare niente, ci dobbiamo unire per fare, per fare squadra. Quindi è unire proprio questi paesi all'interno, che sono dei borghi bellissimi, e dove praticamente il terremoto ha creato veramente dei problemi e ancora non. Quindi a ripartire con una scuola calcio tra Comunanza, Amandola, Sarnano, Venarotta, Roccafione, quindi sono dei posti bellissimi, dei borghi fantastici, quindi ridare questa. E ci siamo visti con degli imprenditori e credo che si può mettere tanta energia insieme. Quindi una sorta mettere veramente tantissima energia. Una sorta di serbatoio di scuola calcio giovanile in quei territori, che poi servirà appunto da, scusate il gioco di parole, da serbatoio per eventualmente la prima squadra. No? Ma è importante per lo spopolamento pure, che non avvenga, perché se questi bambini stanno bene, sono sereni, rimarranno nel loro territorio con i genitori, quindi questo è importantissimo. Avete invece pensato o è pensabile, insomma, costruire tra virgolette una squadra tutta al femminile? Sì, quest'anno c'è un progetto, ci abbiamo provato l'anno scorso, ancora stiamo decidendo come. Volevamo partire, ma già sono arrivate solo 7 ragazze, quindi con 7 ragazze non era di calcio 5. Non era esatto, non era possibile, ma gli ultimi momenti prima di partire il campionato praticamente, era veramente gli ultimi giorni, quindi con i miei collaboratori volevamo partire, c'era nell'intenzione, e quest'anno vorremmo rifare questa proposta. Allora, siamo sulla scia per far partire il servizio tra Atletico Gallo contro Atletico Azzurra Colli, però prima, Sergio, una cosa molto veloce ti voglio chiedere, domanda veloce, risposta veloce. Cosa hai pensato, la prima cosa che hai pensato quando ti hanno chiamato al telefono il direttore sportivo Mario Marzetti, proponendoti appunto la guida tecnica dell'Atletico Ascoli a 4 partite dalla fine? No, sai, sono quelle telefonate che non ti aspetti. Mario lo conoscevo, poi mi sono informato subito sul presidente, per cui già c'erano i presupposti per poter fare qualcosa. Cos'è la prima cosa che hai detto ai tuoi ragazzi nello spogliatoio?
Quando? Quando ti sei insediato. Il primo allenamento che hai fatto, che parole hai usato? No, io prima ho parlato con loro, ho chiesto la disponibilità perché in quattro gare serviva un gruppo che si metteva a disposizione, questo lo hanno fatto e poi penso che sia stata la chiave di volta, perché sai, quattro gare, 10 punti, e poi era bello vincere all'ultima giornata, per cui già si sono messi a disposizione, ho chiesto dei sacrifici. E ci siamo allenati per un mese e mezzo a Venarotta, prima la squadra si allenava a Monticelli, però a metà campo, quasi tutta la settimana. Loro hanno dato la disponibilità e fortunatamente la disponibilità loro poi dopo è coincisa con la vittoria del campionato. Presidente, l'ultima cosa, si dice Venarotta o Venarotta? Venarotta. Con l'accento solo. Sì. Bene. Allora, siamo in procinto adesso di mandare proprio una delle due gare dei playoff di oggi. Era quella tra Atletico Gallo contro Atletico Azzurra Colli, Atletico contro Atletico. Ha avuto la meglio l'Atletico Gallo, che ha vinto per 2-1 contro l'Atletico Azzurra Colli, però ribadisco, complimenti a entrambe le squadre per l'ottimo, splendido campionato che hanno fatto. Ci vediamo in servizio, poi siamo di nuovo qua. Per diventare numero uno bisogna essere efficienti, veloci, affidabili. Are you ready? Ready Car. Da oltre 20 anni, Ready Car realizza i desideri di chi vuole trovare subito un'auto nuova o usata. Are you ready? Sei pronto a cogliere l'occasione che aspettavi? Ready Car è a Chiesa Nuova di Treia. L'Atletico Gallo batte per 2-1 tra le mura amiche l'Atletico Azzurra Colli nella semifinale playoff del campionato di Eccellenza Marche, continuando a cullare il sogno Serie D, approdando alla finalissima di domenica prossima, dove affronterà la Forsempronese in un remake dell'ultima giornata di regular season disputata 2 settimane fa. Dall'altra parte si interrompono i sogni di gloria dell'Atletico Azzurra Colli, che esce a testa altissima al termine di una stagione che rimane comunque più che positiva per i piceni. Gara che non ha tradito le attese della vigilia, con le due compagini che si sono affrontate a viso aperto al termine di 90 minuti di grande agonismo e ricchi di emozioni, con continui ribaltamenti di fronte da una parte all'altra, e dove a trionfare sono i pesaresi meritatamente al termine dei 90 minuti. Dopo un primo tempo molto bloccato tatticamente, che ha visto la squadra di Mariotti farsi preferire e trovare il vantaggio con Gaudenzi, nella ripresa è venuta fuori la squadra di Stallone, che nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione dell'under Cancrini è riuscita a riequilibrare il match con Ciabuschi, prima poi di capitolare dagli 11 metri, ma nonostante ciò i piceni nel finale si sono gettati in avanti con tanta generosità alla ricerca della rete del nuovo pareggio, che avrebbe portato la gara ai supplementari, ma senza riuscirci, al triplice fischio devono arrendersi alla sconfitta. Andiamo alla cronaca del match. Atletico Gallo al via priva degli squalificati Andrea Nobili e Dominici e dell'infortunato Belcaid. Dall'altra parte l'Atletico Azzurra Colli deve fare a meno di Scartozzi, Spadoni, Traversa e Iallo, ma recupera Capitan Sosi, che si accomoda in panchina. La gara stenta a decollare, complice anche l'importanza della posta in palio, con i paroni di casa che tengono in mano il pallino del gioco e gli ospiti che attendono nella propria metà campo, chiudendo bene tutti gli spazi. Al 27esimo la prima chance della gara è per l'Atletico Gallo, dopo un rimpallo la palla arriva a Peroni, che dal limite dell'area di rigore fa partire una gran conclusione con la palla che si perde non di molto al lato alla destra di Castelletti. Al 39esimo si fa vedere per la prima volta nella gara l'Atletico Azzurra Colli, Petrucci riceve palla sull'out di destra, si accentra, elude l'intervento di Notariale, entra in area di rigore e fa partire una conclusione che però si spegne sull'esterno della rete. Al 40esimo, un minuto dopo, però sul ribaltamento di fronte, l'Atletico Gallo passa in vantaggio. Gaudenzi riceve palla, approfitta dello spazio che gli viene lasciato dalla retroguardia picena, entra indisturbato in area di rigore e fa partire un diagonale chirurgico che non lascia scampo a Castelletti per la rete che vale l'1-0. E scorre via così la prima frazione senza altri grandi sussulti, con i paroni di casa che vanno a riposo in vantaggio di una rete. Nella ripresa al terzo però gli ospiti rimangono subito in 10, ingenuità di Cancrini, che già ammonito va a fermare irregolarmente Peroni, con il direttore di gara a scura di Iesi, che non può far altro che mostrare il secondo cartellino giallo al centrocampista piceno, che va così anzitempo sotto la doccia. Al nono però arriva il pareggio dell'Atletico Azzurra Colli, gran movimento in area di rigore di Ciabuschi, che riceve palla e poi fa partire una conclusione con la palla che bacia il palo e si spegne in fondo al sacco per la rete che vale l'1-1 e che rimette tutto in equilibrio.
Al 19esimo, calcio di rigore per l'Atletico Gallo, azione insistita dei padroni di casa con Torelli che apre per Peroni che in area di rigore fa partire una conclusione sulla quale Castelletti risponde presente. Poi sul proseguo dell'azione Fazzini stende lo stesso attaccante rosso-blu, per il direttore di gara non ci sono dubbi, indica il dischetto. Dagli 11 metri Peroni non sbaglia, spiazzando Castelletti per la rete che vale il nuovo vantaggio locale. Al 31esimo però l'Atletico Azzurro Arcoli avrebbe l'occasionissima per rimettere in equilibrio la partita. Cross dalla sinistra di Vallorani per Ciabuschi che tutto solo da due passi di testa manda la sfera di poco alta sopra la traversa, divorandosi la rete del nuovo vantaggio. Finale di gara che vede gli ospiti, nonostante l'inferiorità numerica, spingere alla ricerca della rete che porterebbe la gara ai supplementari, con i padroni di casa che però fanno buona guardia difendendo il prezioso vantaggio. Nel recupero non succede più nulla, c'è tempo solo per l'espulsione di Paniconi per un brutto intervento su Muratori, con il direttore di gara che mostra il cartellino rosso al terzino Picero. E è così, arriva anche il triplice fischio che sancisce la fine delle ostilità, con le due squadre che vanno a prendersi il meritato applauso dei propri sostenitori al termine di una gara davvero emozionante. Nel post gara le impressioni dei due tecnici, Domenico Stallone dell'Atletico Azzurracolli e Gastone Mariotti dell'Atletico Gallo. Mister Mariotti, è arrivata a questa vittoria nella semifinale playoff contro l'Azzurracolli, direi un grande traguardo, approdato in una finalissima storica per voi, dove domenica affronterete la forza in progetto. Sì, ci tenevamo, sinceramente ci tenevamo ad andare in finale. Le avevo detto prima ai ragazzi, dai, dovevamo metterci tutto quello che avevamo, oltre al discorso tattico, tecnico, serviva quella qualità in più oggi e quella tensione in più oggi. L'abbiamo, secondo me, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e poi ci siamo fatti un pochino prendere, abbiamo preso un'infilata, loro erano in 10, dovevamo stare molto più attenti. Poi siamo riusciti a ritornare in vantaggio, poi l'abbiamo gestita. Non facile, perché sapevo che il Colli è una squadra forte, è una squadra molto forte, sono bravi nelle giocate basse, sono bravi nei colpi di testa. Dovevamo fare molta attenzione, però penso che l'abbiamo portata a casa con merito. Adesso ci andiamo a giocare questa finale, i ragazzi se la sono regalata, andiamo tranquilli a giocare a Fossombrone. Mister Stallone, uscite direi a testa altissima da questo playoff, primo tempo male, nella ripresa invece forse avreste meritato qualcosa in più, nonostante l'espulsione vi siete gettati avanti e avete sfiorato più volte il pareggio. Sì, sicuramente un gran primo tempo sotto il profilo del palleggio da parte dell'Atletico Gallo, quindi onore all'Atletico Gallo, onore a Gastone Mariotti, hanno fatto veramente una grande partita, una grande prestazione, ci hanno messo in difficoltà. Dove sono i pregi dell'avversario, dove sono i difetti nostri? Probabilmente abbiamo sentito troppo la partita, perché sai, se capita più volte di giocare in quel modo ci può stare. Per noi è la prima volta in assoluto che passiamo un primo tempo, se vogliamo dirlo, in maniera passiva. Siamo al solito una squadra che cerca di fare la partita, invece al primo tempo forse la grande tensione. Poi devo dire che il secondo tempo i ragazzi, dopo che ci siamo guardati in spogliatoio, sono rientrati con grande voglia e, pur rimanendo in 10, abbiamo fatto il pareggio e, permettetemi, poi sul 2-1 abbiamo avuto una palla gol clamorosa che poteva essere sicuramente il 2-2. In ogni caso, secondo me, quando si arriva in queste situazioni, le due squadre hanno fatto tutte e due un grande campionato, poi chi ha la capacità di essere probabilmente più freddo, più lucido, più sereno. Oggi sicuramente la parte emotiva ha avuto una parte importante, anche il fatto di essere rimasti in 10, il doppio fallo di un juniores, abbiamo dovuto giocare col portiere over perché il nostro portiere under non c'era, e quindi tante cose, però nella vita bisogna essere anche onesti. Merito al Gallo che ha fatto una grande partita, merita di andare a fare questa finale, e noi ci dispiace perché forse nell'arco del campionato meritavamo di più, però anche oggi siamo arrivati senza quattro titolari, con qualche difficoltà, però onore ai miei ragazzi, hanno fatto un gran campionato, sono orgoglioso di loro e devo dire, ripeto, in 10 secondo tempo abbiamo fatto una grande partita e meritavamo almeno il pareggio, anche se poi non sarebbe servito a niente se non vedere una partita per altri 30 minuti. Allora, eccoci in onda, cari amici, cari amiche delle Marche nel Pallone. Sono le 22:40, anzi 41 in questo momento, e siamo regolarmente in diretta, talmente in diretta che vi do il risultato finale della partita del posticipo serale della sfida salvezza tra Lecce e Verona. Ha vinto il Verona in trasferta Via del Mare a Lecce 0-1, gol di Cyril Ngonge. Con questa vittoria il Verona si porta appena un punto sotto lo stesso Lecce, ma soprattutto scavalca lo Spezia, quindi lasciandosene 3 alle spalle, quindi quasi quasi che Zaffaroni, se continua così, riuscirà a fare il miracolo nella giornata.
giornata odierna. Abbiamo già detto i risultati dei playoff di eccellenza, abbiamo già detto ovviamente che la finale dei playoff di eccellenza sarà quella tra Fossombrone e Atletico Gallo, si giocherà domenica prossima 14 maggio allo stadio Bonci di Fossombrone, con il Fossombrone che non solo gioca in casa perché si è piazzato meglio in campionato, ma ha a disposizione due risultati su tre a suo favore. Quindi domenica prossima sapremo quale squadra marchigiana affronterà, perché già lo sappiamo l'abbinamento che abbiamo noi come Regione Marche, quale squadra tra Fossombrone e Atletico Gallo affronterà la squadra del Certosa. Il Certosa è la squadra laziale di eccellenza del girone B del Lazio, che è arrivata seconda, quindi è arrivata sostanzialmente ai playoff e sfiderà la nostra squadra marchigiana, una tra Fossombrone e Atletico Gallo. C'è una piccola curiosità della squadra del Certosa. Il Certosa intanto è una squadra di Roma, esattamente allo stadio a Centocelle, allo stadio con il fondo in sintetico, gioca spesso la domenica mattina, cioè tipo alle 11, 11 e mezzo, diverse partite ha giocato a quell'ora lì, ma soprattutto ha i colori sociali nero-verdi. Ma ciò che ci riguarda è che si addice, fa quasi rima con gli ospiti di stasera, la squadra del Certosa ha dato un giocatore, ovvero Daniele Angelini, classe 2005, è attualmente in prova all'Ascoli, quindi al settore giovanile dell'Ascoli. Detto questo, Giulia, dobbiamo fare i complimenti. La settimana scorsa abbiamo fatto, cos'è successo in settimana? Che in settimana, la settimana scorsa abbiamo fatto i complimenti al K-Sport Montecchio, che ha vinto il girone A di promozione. Oggi a chi dobbiamo fare i complimenti? Dimmelo tu, te lo dico io. Alla Civitanovese, la Civitanovese che ha vinto con la vittoria di oggi per 3-2 sulla Cluentina, ha vinto il girone B di promozione, per cui accede matematicamente all'eccellenza del prossimo anno, versione 2024, quella dell'eccellenza dell'anno prossimo. La Civitanovese rientra in un campionato importante dopo la stagione fallimentare del 2016-2017, in cui la compagine rossoblu era retrocessa dalla Serie D, aveva subito anche il fallimento, per cui era ripartita dalla prima categoria e oggi, vincendo appunto 3-2 contro la Cluentina, approda al campionato di eccellenza del prossimo anno. Detto questo, dopo vi dirò quali squadre parteciperanno di sicuro al campionato del prossimo anno di eccellenza, però Giulia, ricapitolami un attimo il nome degli ospiti e leggi i messaggi che sono tutti dedicati a loro. Esatto, giustamente. Presidente Atletico Ascoli Graziano Giordani, Sergio Pirozzi allenatore, ci sono tantissimi messaggi, cercherò di leggerli tutti. Allora dunque, Simone D'Ascoli, complimenti al mister Pirozzi e al patron Giordani, veri e propri protagonisti di questo trionfo, in bocca al lupo per la prossima stagione. Ancora, non sono un tifoso dell'Atletico, ma faccio un grosso applauso al presidente Giordani, non solo per il grande traguardo sportivo raggiunto, ma per quello che fa per il proprio territorio. Complimenti all'Atletico, non solo per la vittoria, ma anche per l'ottima organizzazione societaria e la loro sportività. Un dirigente avversario, si firma così. Sono un tifoso del Fermano, ce ne fossero di presidenti e mister come appunto Giordani e Pirozzi, complimenti all'Atletico tutto. Poi chiedo invece, dice, all'allenatore Sergio Pirozzi, che emozione avrà nel giocare derby inedito Atletico Ascoli San Benedettese? Mi chiede Ferdinando da Ascoli. No, diciamolo, perché mister Pirozzi è nato a San Benedetto, sì, vive ad Amatrice. Ma... No, vabbè, è una storia strana. Io un anno e mezzo fa, diciamo, avevo firmato per la San Benedettese. Poi ci fu, diciamo, una contestazione da parte di una sparuta, diciamo, minoranza, che mi contestava i miei trascorsi con l'Ascoli. Ascolani, sì. Io, insomma, l'Ascoli ha fatto tanto per la mia terra, oltre che io ho allenato 2 anni ad Ascoli, per cui c'è un attaccamento forte per quei colori. Insomma, striscioni brutti, facendo dei riferimenti anche al terremoto, alle pecore, anche se io dico che le pecore sono poi la ricchezza delle nostre terre, no? Che ce ne fossero di pecore, perché il pecorino costa tanto.
Io poi le strappai il contratto, anche se poi vi dico la verità. E la pecora non è esattamente un animale così stupido come crediamo. No, ecco. No, ma al di là di questo, guardate, io poi ho avuto la solidarietà di tante persone di San Benedetto del Tronto, la parte sana del calcio, perché poi il calcio è bello perché c'è la rivalità, ma non deve mai mancare il rispetto per le persone. Per cui io strappai il contratto, da uomo di antichi valori come sono, e non sono andato più a San Benedetto, anche perché il presidente poi si era intimorito da questa contestazione. Vi dico la verità, non meritavo di andare in un posto dove io non potevo essere, diciamo, accettato, perché tutto si può discutere di un allenatore, magari sbagli formazione, qualcuno ti può dire che non capisci niente, ma nessuno tocchi però la mia terra, e soprattutto una terra che ha avuto una grande tragedia, per cui vedremo. Però Sergio, l'anno prossimo derby con la San Benedettese e anche con il Porto d'Ascoli, stando alle notizie di oggi, stando a noi, tu come te le immagini queste derby? Insomma, diciamo che ormai abbiamo ufficializzato questa sera che sono allenatore dell'Atletico. Lo diciamo noi, poi lo diciamo noi, ma se non siamo smentiti... Guarda, io passa questo. Allora, io con questa società sono stato benissimo e sono convinto che possiamo fare belle cose insieme, per la serietà e perché sono persone di antichi valori, cioè valori che nella vita non si trovano sempre. Detto questo, io è chiaro che ho un difetto, che mi piace vincere, voglio recuperare tanto tempo, questo non significa che l'Atletico Ascoli dovrà avere un budget come quello della San Benedettese, tanto per dirne una, dell'Aquila, del Campobasso, insomma, società che... Però loro hanno le potenzialità per poter far bene. Io penso che poi la fortuna di un allenatore è quando trova le società giuste, e questa è una società giusta per me, perché poi io sono un passionale. E poi lì ci sono parecchi derby, perché c'è il Trastevere che ho portato in Serie D, che ho portato due certo, anni derby fa. Derby per te, ma non derby marchigiano, chiaramente. È sempre un derby però, perché pure lì, insomma, sono arrivato secondo, ho vinto i playoff di Serie D battendo in semifinale il Siena di Gilardino. A proposito, faccio i complimenti a Alberto perché ha fatto il corso con me e lui quell'anno allenava il Siena. Per cui insomma ci saranno delle partite interessanti, poi come sempre dico io, perché vinca il migliore. Certo, Presidente, vorrei sapere velocemente da lei, ma sì. Lei tifa Ascoli? Sì. Lei è tifoso della... Sì. Lei andava al sì. Del Duca come a vedere no, le partite? Assolutamente conosceva sì, anche sempre. Rozzi? Lei conosceva Rozzi, il nostro famoso Tonino Carino quando all'epoca, quindi... Quindi è stata la nostra grande storia, il presidente Rozzi è stata ma lei non è che adesso con questo Atletico Ascoli mi vuole andare a fare concorrenza all'Ascoli, ecco, all'Ascoli Calcio, ecco, o c'è un progetto di collaborazione? Perché io vorrei anche ricordare che Ascoli, penso che è l'unica città d'Italia sotto i 100.000 abitanti adesso che ha due squadre di calcio, una in Serie B e una in Serie D. Allora, è l'ultima cosa ma che ha detto lei. Io noi abbiamo collaborato. Io do delle a lei. Abbiamo collaborato per un po' di anni anche sulla Primavera, quindi continueremo a collaborare con l'Ascoli perché è la mia città, è il mio territorio, quindi è la società con cui ci dobbiamo interloquire, assolutamente sì, facendo dei bellissimi progetti di scambio, di lavoro insieme, quindi è una squadra professionistica. Però hai illuso la prima parte della domanda. Come? No, assolutamente, io non sono un'alternativa all'Ascoli, io sono un tifoso dell'Ascoli, quindi come tale voglio questa collaborazione. Quindi l'Ascoli rimarrà la prima squadra di Ascoli? La prima squadra con il presidente Pulcinelli, che complimenti che sta facendo un bellissimo campionato, quindi si rischia che faremo anche i playoff, quindi... Certo.
quindi capito, quindi è la nostra città, è il nostro cuore l'Ascoli. Presidente, in pelle il servizio del Fosso Mulone, però mi deve dire una cosa proprio sì. a proposito di una futura joint venture con l'Ascoli, sì. C'è qualche possibilità che possiate trarre alcuni tifosi dell'Ascoli che vengano a vedere anche le partite vostre, ma che vengano a vedere magari quando voi giocate in casa e l'Ascoli gioca in trasferta, oppure magari l'Ascoli gioca la domenica e voi giocate il sabato, o viceversa, l'Ascoli gioca il sabato e voi giocate la domenica? C'è questa possibilità anche a livello di tifo di poter unire le due realtà? Ma Ascoli si vive di calcio, Ascoli si vive di calcio tutti i giorni, quindi come no, tale... Ma avete un progetto operativo per poter fare un ticket, come si suol dire? No, ancora non è che è stato esatto, però tantissimi tifosi dell'Atletico Ascoli sono tifosi in primis dell'Ascoli, quindi come tale, capito, quindi... C'è questo, no? Quindi assolutamente c'è questa grande collaborazione con l'Ascoli. Va bene, forse assolutamente sì. Va bene, forse starete studiando anche una possibile agevolazione ai tifosi dell'Ascoli affinché possano venire a vedere. Volevo fare anche un grande in bocca al lupo al presidente del Porto d'Ascoli, che siamo amici. Sì, Massi. Vittorio Massi. Anche per i nuovi progetti per il futuro che deve impostare. Che vedremo dove porteranno. Sì, allora, in pelle di vedere il servizio, l'altra semifinale playoff, ovvero era quella tra Forza Brunese e Montefano, è finita 2-0, complimenti ad entrambe. Poi ci vediamo in servizio, poi tra poco insieme al presidente ci sarà un altro artefice della promozione, ovvero Mario Marzetti, il direttore sportivo dell'Atletico Ascoli. Adesso però Forza Brunese contro Montefano, finita 2-0. Ci vediamo in servizio e poi siamo di nuovo qua. Martarelli SRL nasce nel 1975 e da oltre 30 anni è vendita autorizzata Volkswagen e Skoda. Un'infinita esperienza nel settore, con tanta cortesia, professionalità e importanti servizi per il cliente. Dal servizio pneumatici e carrozzeria al centro revisioni, dal noleggio e soccorso stradale all'intera cura della tua auto. Un ambiente accogliente e familiare con un team di professionisti sempre aggiornati. Martarelli, la tua auto è in buone mani. E vi aspetta in via dell'Industria 21 a Polverici. La Forza Brunese batte 2-0 il Montefano al Bonci e conquista la finale contro l'Atletico Gallo da giocare tra 7 giorni ancora tra le mura e amiche. Mister Fucili deve fare a meno degli squalificati Germinale, Urso, Battisti, non al meglio parte in panchina, Maniani invece dall'altra parte è costretto a rinunciare a Dell'Aquila, appiedato dal giudice sportivo. Dirige Ercoli Di Fermo. Con 2 risultati su 3 a disposizione, la Forza Brunese mostra subito l'intenzione di non volere solo difendere il vantaggio ottenuto con il secondo posto in classifica e prova a prendere in mano il gioco. L'atteggiamento del Montefano però è quello della squadra che sa che l'unico risultato utile è la vittoria, contendendo con grinta applicazione il predominio ai padroni di casa che si affacciano minacciosamente in avanti in un paio di circostanze, ma il primo pericolo è creato alla squadra viola al nono, con Sindic che prova la botta su punizione dal vertice destro, Marco Antonini ribatte in tuffo plastico. La Forza Brunese risponde andando vicinissima al vantaggio al 14esimo con Pagliari che sotto misura gira di destro centrando la traversa. Poi l'azione si prolunga e la Forza Brunese reclama il rigore per un mani su cui Ercoli sorvola, con gli animi che si scaldano qualche istante dopo per uno scontro sulla tre quarti ospite. In campo determinate e grintose, le due formazioni aggrediscono ogni pallone con tanti rapidi capovolgimenti di fronte e numerosi scontri che mantengono la gara in equilibrio. Al 20esimo Conti ci prova dai 20 metri col destro, Rocchi attento e devia in angolo. Dopo la sosta prevista a metà tempo, la seconda parte prosegue con copione simile, ma i ritmi lievemente più bassi consentono nella fase difensiva alle due squadre di non lasciare spazi agli attacchi avversari. Così si torna negli spogliatoi per il riposo a reti bianche senza altre emozioni. Nella ripresa la Forza Brunese inizia subito forte e si rende pericolosa al terzo. Camilloni crossa preciso per Pagliari che alza troppo la mira. Il Montefano prova a difendersi ma traballa sulla spinta dei padroni di casa e all'ottavo capitola. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina i viola non riescono ad allontanare. Rosetti insegue il pallone che stava per perdersi sul fondo e riesce a rimandare in mezzo nell'area piccola, dove a due passi alla porta Riggioni di testa trova la deviazione vincente per l'1-0. La reazione del Montefano non si fa attendere, ma la formazione di Mariani non è lucida nei 20 metri finali e la Forza Brunese controlla senza correre rischi fino al quarto d'ora quando Latini, appena entrato, offre a Guzzini, murato al momento del tiro.
Tre minuti dopo sfugge al primo assistente di Ercoli un brutto gesto di Postacchini su Pagliari che torna a scaldare gli animi in campo. Al 21esimo è Marco Antonini a sbrogliare una situazione difficile al termine di una serie di batti e ribatti davanti alla sua porta. La forza impronese amministra il possesso con grande attenzione, contenendo senza patemi i tentativi dei viola e fissa il punteggio sul 2-0 finale a 5 minuti al termine, con Conti che calcia in diagonale al limite. Monaco non riesce ad allontanare il pallone che termina nell'angolino basso di Rocchi, facendo iniziare i festeggiamenti del Bonci per la finale ormai in tasca. Nel Montefano traspare chiara negli ultimi minuti la delusione, mentre il tecnico di casa Fucili esaurisce i cambi, dando spazio a tanti giovani della sua panchina, e al triplice fischio finale i biancazzurri esultano per la seconda finale playoff nelle ultime tre stagioni, con Mariani che resta in campo a consolare i suoi ragazzi che chiudono a testa alta una stagione storica per il Montefano. Mister Fucili, missione compiuta, si è visto sin dall'inizio che non volevate attendere i 120 minuti. Beh, abbiamo provato da subito a indirizzare la partita da parte della nostra parte. Chiaramente non era facile, perché comunque il Montefano ha fatto un grandissimo campionato, ha meritato di giocarsi questo playoff. In conseguenza, oggi anche in concomitanza di questo gran caldo non era semplice. Siamo stati bravi a provarci, però senza disunirci, concedendo penso poco e niente agli avversari. E una volta andati in vantaggio, poi la partita chiaramente ha preso una piega diversa e siamo stati bravi lì a gestirla, e poi abbiamo trovato il 2-0 e quindi a quel punto la partita si è messa in discesa. Una settimana vi aspetta verso la finale, contate di recuperare il piano Battisti, recupererete sicuramente Urso. Sì, Urso era squalificato e adesso Battisti si porta dietro questo problema, lo stiamo gestendo, anche perché poi in queste partite dove si può andare anche ai supplementari dobbiamo cercare di gestire un po' il tutto. Adesso speriamo in settimana che insomma non ci siano contrattempi, che possa mettere qualche minuto in più, però al di là di quello insomma un elogio a sti ragazzi, perché stiamo veramente andando, tirando la corda da 4 anni a sta parte. E di conseguenza sono contento, perché ce lo meritiamo di giocarci questa finale. Poi chiaramente le finali importante, cioè bisogna arrivarci, e poi come sempre gli episodi faranno un po' la differenza. Secondo me affrontavamo la squadra più forte del campionato, onestamente, una squadra che meritava di vincere, perché conosco lo staff, conosco l'allenatore, so quanto lavoro c'è dietro, è una squadra esperta, una squadra che ormai è abituata a fare questo tipo di partite, e niente, noi più che, secondo me, abbiamo fatto la nostra partita, siamo arrivati un po' stanchi, un po' i ragazzi avevano dato tutto, ci sono dei problemi vari che comunque ci hanno un po' penalizzato, però io posso dire solo grazie a loro, grazie alla società, grazie ai tifosi che oggi sono stati fantastici, e come posso dire, e dobbiamo ripartire da questo, da questa stagione, e fare i complimenti al Fossombrone che ha meritato comunque di vincere. Seguiti comunque qui al Bonci da tantissima gente arrivata da Montefano, entusiasta per una stagione meravigliosa che è stata all'apice della storia calcistica del Montefano. Ma sì, loro sono stati fantastici, guarda, sono stato fino adesso a salutarli, perché per noi è un onore averli al campo. Abbiamo mosso un paese di 3200 persone, oggi non so quanti erano tantissimi, con una passione, con un amore, ci hanno trasmesso sempre dei valori, anche ieri con dei messaggi, con unità di intenti. Giovedì abbiamo fatto una cena insieme proprio per cendificare questo gruppo. È un inizio di un percorso, io sono fiero di essere un attore di questa squadra. Abbiamo fatto un campionato importantissimo, grazie molto alla società, e ringrazio a tutti, grazie a questi splendidi tifosi, grazie alla famiglia che mi è sempre stata vicino, quindi io sono contento di essere entrato tra virgolette nella storia di questa società per questo obiettivo, ma bisogna continuare, perché ripeto, io l'ho detto dal primo giorno e voi mi avete sempre sentito dire queste parole, io alleno una squadra e una società forte, una squadra e una società fatta di persone serie, di organizzazione e di programmazione, quindi mi riempie di gioia questo, e dobbiamo crescere, ma riusciremo a crescere e a fare l'esperienza come ha fatto il Fossombrone in questi anni, che è maturata, e gli auguro più che mai di poter finire alla grande, perché ripeto, se meritano di vincere il campionato per quello che ho visto anche oggi. Sono le 23 in punto e intanto siamo ancora in diretta, siamo ancora in compagnia dei nostri ospiti. Giulia, chi sono? Perché abbiamo operato una sostituzione. Tu pensa, di solito le sostituzioni le fanno gli allenatori, noi abbiamo sostituito un allenatore. Quindi hai proprio visto, con un direttore... siamo agli allenatori degli allenatori, no? Quasi.
Mario Marzetti, direttore sportivo dal 2018 dell'Atletico Ascoli, ben arrivato, benvenuto. E il presidente? Presidente Graziano Giordani, stai provando? No, mi sembrava giusto ripetere nuovamente il nome. Mario, senti, Nico Mariani, hai sentito cosa ha detto nell'incipit della sua intervista? Ha detto: oggi abbiamo battuto la squadra più forte del campionato, però il campionato l'avete vinto voi, non il Fossombrone. Il mister, che effetto ti fa questa? Una persona che stimo calcisticamente, però credo che questa volta abbia sbagliato, quindi per me la squadra più forte è quella che vince, quindi ci sta che lui possa pensare, perché comunque il Fossombrone è una squadra storicamente abituata a stare lì nelle parti alte, noi l'abbiamo sofferta spesso come squadra, quindi ad oggi anche io dico che è una squadra che merita di stare lì, poi abbiamo vinto di un punto, quindi sicuramente erano due squadre che stavano più o meno sullo stesso livello, però poi quando arrivi in fondo e vinci, chi vince festeggia e chi perde spiega, di solito è così. Giulia. Allora, un messaggio per il servizio che abbiamo visto: Nico Mariani, allenatore Montefano, grande uomo e fortissimo allenatore. Poi, presidente, altre domande che arrivano da casa. Dove giocherà quindi l'Atletico il prossimo anno? A Venarotta? No, l'Atletico si allenerà a Venarotta, faranno gli allenamenti a tutto campo e giocheremo al Monticelli. Al campo di Monticelli giocheremo nella nostra città, cioè, ecco, che è importante. E il Don Mario Bartolini dovete giocare, cioè, è omologato per la Serie D? Esatto, dovrebbe, mancano gli ultime verifiche, però dovremmo esserci, quindi questa era una delle domande, sì. Sì, mi chiedono anche, no, dato che sognare, come dicevamo adesso, è un po' quello che ci tiene in vita, dove vuole arrivare l'Atletico dopo la Serie D? Non si accontentano, già vogliono scavalcare. Guardi, non ci siamo dati mai dei limiti o delle cose. La cosa importante è fare un bellissimo campionato e far salire tutto il settore giovanile. Quello è il nostro grande sogno. Pure. Esatto, dicono anche presidente. Poi facendo forza crescere questi, ma ragazzi, credo che si possa far bene, perché l'Italia deve ripartire con il settore giovanile, che è importantissimo. Senza settore giovanile credo che non c'è futuro, certo, in tante società. Dicono questo anche, presidente, forza, portaci in C. Quindi sono anche molto pretenziosi. Abbiamo pochi tifosi, ma sono molto importanti. Sì, davvero. Sognano parecchio. Sognano, ma sognare non costa nulla. No, anzi, è bello. Assolutamente, io sono un grande sognatore. Certo, quindi, tutti, dai. Anche perché se non sogniamo, poi non realizziamo almeno nemmeno un centesimo di quello che sogniamo. Quindi. Presidente, però lei adesso, dal sogno passiamo alla realtà, o meglio, è ancora un sogno. Come si immagina lei la prossima Serie D, versione 2023-2024, che cambiano le cose dell'eccellenza in Serie D? Ma assolutamente cambieranno, perché quindi gli impegni sono molto importanti, ci dobbiamo impegnare con il mister Pirozzi, con Mario, con tutta la società, vedrai che ci organizzeremo per affrontare questo bellissimo campionato che abbiamo tanto desiderato, ecco. Quindi abbiamo... Certo, ecco, allora una brevissima storia dell'Atletico Ascoli, proprio quella recente. 19 maggio 2019, finale dei playoff di promozione contro la Vigor Senigallia, ma vince la Vigor. Il 30 giugno 2020, dopo la sospensione dei campionati a causa del coronavirus, in quanto primi in classifica sono stati promossi in eccellenza. 13 giugno 2021, semifinale dei playoff persa con il Fossombrone, abbiamo visto adesso il Fossombrone. 31 gennaio 2022, finale di Coppa Italia persa contro la Forzemponese, questa volta ai calci di rigore. Lo scorso anno, finale playoff vinta contro la Jesina, poi nelle fasi nazionali sono stati sconfitti dal Terra Nuova Traiana, che era la squadra di Terra Nuova Bracciolini in provincia di Arezzo, squadra toscana, e poi dall'anno scorso a oggi la stessa storia recente, no? Quindi in tutti questi anni, dal 2019 al 2023,
la costante è stato sempre Mario Marzetti, presente nell'organigramma, sì. Chiaramente anche il presidente, ma certo. Mario societariamente è stato sempre presente. Nel frattempo si sono aggiunti direttore generale Carlo Azzanesi, che credo, se ho capito bene, era anche il mister della formazione juniores, che sì. ha trionfato regionalmente parlando sì. nel campionato juniores, quindi è stato molto bravo, e si è aggiunto anche, o meglio avete aggiunto una cosa compagine, anche mister, io lo chiamo mister Giovanni Clerici, giusto? Perché sì, volevo... per me rimane mister Giovanni Clerici, perché io l'ho seguito tantissimo nel mitico campionato che lui ha vinto con l'Elpidienza Cascinare anni e anni fa, quindi è un grande intenditore di calcio. Volevo parlare di mister Clerici, che è il nostro saggio, tutti quanti dovrebbero, me lo saluti, avere, perché ci conosciamo. Sicuramente, che è il nostro saggio, che tutte ma le società dovrebbe avere per impostare bene le cose, ecco. Certo. Quindi è importantissimo questo. Allora, vi dovevo l'organigramma, l'elenco delle squadre del prossimo campionato di eccellenza versione 2023-2024. Parteciperanno alla prossima eccellenza le seguenti squadre: Atletico Azzurra Colli, Montefano, Castelfidardo, Chiasanova, San Giustese, Jesina, Osimana, LMV Urbino, Maceratese e Val di Chienti. Queste sono le squadre che hanno finito il loro torneo e sono rimaste in eccellenza già da quest'anno, ok? Si sono aggiunte il K-Sport Montecchio, che ha vinto il promozione Girone A, la Civitanovese, che ha vinto la promozione Girone B. Purtroppo si è aggiunto il Tolentino, che è retrocesso oggi dalla Serie D, e con questo fanno 13 squadre. La 14ª squadra sarà la perdente della finale di domenica prossima tra Forza Impronese e Atletico Gallo. La 15ª sarà la vincente della finale playoff, delle vincenti dei playoff dei due gironi di promozione. Poi vedremo cosa succederà, perché 15 è un numero che a casa mia si dice non porta pari. Detto questo, presidente, lei è contento che ha vinto il Napoli? Ha visto che ha vinto lo scudetto? Sì, sono stato sempre un simpatizzante del Napoli, nel senso, non sono un tifoso interista. Ecco, bene. Ho sempre tifato Inter, però il Napoli mi ha sempre è una squadra che ho sempre. Mi sembra che Berlusconi, sì. nonostante le sue condizioni di salute, sì. per onorare il Napoli, abbia sì. twittato qualcosa del tipo: anch'io sono un po' napoletano, quindi forse sì. anche un po' napoletano. Sì. Però del Napoli noi dobbiamo dire che oggi ha giocato contro la Fiorentina al San Paolo Maradona, e gli hanno fatto i giocatori della Fiorentina il cosiddetto pasiglio d'onor, quando tutta la squadra della Fiorentina si è schierata parte a destra, parte a sinistra, e il Napoli passava in me, non sono entrati insieme le due squadre. Beh, Fiorentina si è posta a ai lati di questo corridoio, è passato il Napoli e tutti hanno dato il 5 ai giocatori. Si chiama il pasiglio d'onore, non lo conoscevo. Poi, a 64 anni e 58 i giorni, Spalletti è l'allenatore più anziano ad aver vinto mai uno scudetto, quindi questo non lo sapevo. Poi, a Napoli, tra tutti i festeggiamenti che ho visto, la cosa che mi è rimasta più impresso è che giravano per le strade di Napoli addirittura una barca, tutta illuminata, tra l'altro con le ruote sotto, con il motore, quindi era qualcosa di veramente proprio tipico napoletano, che alle nostre latitudini non credo si potrebbe venire. Ma la cosa più, Presidente, questa è la cosa più veramente particolare, i tifosi che sono andati alla Dacia Arena di Udine, no? Mercoledì scorso, quando il Napoli ha ufficialmente, matematicamente vinto lo scudetto, hanno fatto invasione di campo, hanno strappato delle zolle di terreno della Dacia Arena, ok? Beh, sai cosa è successo? Che l'hanno messa in vendita su eBay al prezzo di partenza in asta di 100 euro, c'era anche il compralo subito a 700 euro, però io mi do più 5,99 di spese postali, quindi non era gratuita la spesa. 700 euro per una zona di terreno che uno potrebbe aver preso pure al Don Mario Bartolini, al Del Duca di Ascoli o anche al campetto di periferia di qualsiasi campo, quindi sull'originalità incerta di queste zone di terreno. Comunque, detto questo, si fa per chiudere in simpatia con una risata. Volevo, chiuda lei, va bene. Posso dire che quel giorno i presidenti che noi abbiamo vinto, sì. la prima telefonata che ho fatto è stato al mio mister Gigi Giandomenico, che l'ho chiamato domenica, dopo non mi ha risposto, ci siamo sentiti il giorno dopo per ringraziarlo. Questo qui volevo anche dirlo.
A questo punto cosa vuole promettere ai tifosi, agli sportivi? Ci faccia una dichiarazione bella. I tennis chiedono se ci saranno degli acquisti per il prossimo campionato, già magari pensati. Ce li vuole dire? Ma ancora non ancora ma quello ci penserà deciso, Mario, che ha mille agganci, mille rivoli. Si confronterà con il TEC, ancora è presto. Importante pazienza. Presidente, chiudiamo questa parte dell'eccellenza con un augurio, dai. Lei è un sognatore, è un imprenditore, è un uomo realizzato. Cosa può dirci? Il mio sogno è sempre quello di unire i territori, che sono importantissimi. Unire, ecco, Ascoli, ma la Vallata a questa parte dell'entroterra, ma dei Sibillini. Questo è un mio grande sogno, per far giocare tutti i bambini di questo grande territorio. È importante. Ci sarà una festa di fine campionato per premiare i successi dei juniores, allievi, insomma, della squadra? Sì, organizzeremo una festa, tutta quanta, ma la società, con i miei soci, con gli sponsor, con tutti quanti. E, ecco, di nuovo ringrazio tutta la mia bellissima società. Bene, grazie. Noi ringraziamo voi di essere stati insieme a noi, complimenti per la vittoria del campionato di eccellenza e soprattutto in bocca al lupo, fatevi valere nel prossimo campionato di Serie D. Adesso ci saranno 2 minuti di pubblicità al massimo, poi rimanete con noi perché torna Andrea con gli ultimi risultati, gli ultimi tabellini, gli ultimi comunicati, le ultime notizie utili, belle, indispensabili per chiudere al meglio questa bella domenica, prima domenica di maggio di sport. Adesso 2 minuti di pubblicità, poi siamo di nuovo qua con Andrea. 23:15, di nuovo in diretta per l'ultimo segmento del nostro programma, per parlare dei due campionati di promozione, il girone A e il girone B, anche se gli approfondimenti, come sempre, domani alle 18:30 nella trasmissione curata da Andrea Busiello, che avrà, tra l'altro, ve lo anticipo, come ospiti gli esponenti del K-Sport Montecchio, che hanno vinto il raggruppamento settentrionale del campionato di promozione ed accedono quindi all'eccellenza. Vediamo a tal proposito il tabellino della 31esima giornata di questo campionato. A Fermignano, Moie Vallesina batte Fermignanese 2-1, Olimpia Marzocca batte Cagliese 2-1, Osimo Stazione batte Sant'Orso 1-0, Portuale Ancona e Gabice Gradara 0-0, ad Urbania K-Sport Montecchio batte Urbania 2-1, Villa San Martino e San Costanzo 2-2, Valfoglia Atletico Mondolfo Marotta 1-1, Vigor Castelfidardo batte Biagio Nazzaro, Chiaravalle 2-1, ha riposato il Barbara. K-Sport Montecchio quindi 73 punti, promossi in eccellenza, Urbania 54, Portuale Ancona 48, Gabice Gradara 47, Vigor Castelfidardo 46, Sant'Orso 44, Moie Vallesina 42, Fermignanese e Biagio Nazzaro 41, Valfoglia 40, Atletico Mondolfo Marotta 36, Barbara 35, Villa San Martino 30, Osimo Stazione 28, Olimpia Marzocca 27, Cagliese 26, chiude il San Costanzo con 20 punti. E torniamo ad occuparci con il nostro ultimo servizio di Serie D, con la vittoria all'ultimo respiro del Termoli sul campo del Nuova Florida. Vediamo. Vivi le tue emozioni, realizza i tuoi sogni, crea il tuo spazio. About Home Arredamenti. Vieni a trovarci presso il nostro showroom di Iesi in via Marconi 119. Termoli, allora Carnevale si gira, prova a partire il Termoli, attenzione però, no, fuori dalla conclusione, palla larghissima. Parte il cross dentro, un tentativo di girata, palla che si spegne sul fondo, si tratta però di rinvio per il team Nuova Florida. La sovrapposizione di qui interno, Cappiello sterza, buon il dreaming, Cappiello col mancino prova a piazzarla, gira bene il tiro del numero 9, palla però troppo larga sulla destra, Uzzol che vale il rinvio lungo. Ancora un batti e ribatti di testa, prova a spingere, attenzione al Termoli, palla messa giù, poi il tiro alto qui interno, tocco all'indietro, sbaglia però il team Nuova Florida, attenzione al Termoli, Tamburlani, la solita chiusura, però Corcione più veloce, ancora il 18, poi un destro, Giordani può bloccare la conclusione del 18, Corcione senza problemi.
Inizia in questo momento il secondo tempo della partita tra Nuova Florida e Termoli, 34esima e ultima giornata del campionato di Serie D. Il Guasni parte ancora un cross sul secondo palo, la recupera, poi Cappiello riceve il 9. Il passaggio dentro, attenzione, il destro, palla alta di poco. Ancora palla buona in avanti, prova a spingere il Termoli, la chiusura difensiva, ancora di violazione, il tiro Giordani, poi vediamo sulla ribattuta, due volte Giordani. Toccata poi in qualche modo Nuova Florida, va a terra un giocatore del Termoli, tutto regolare, parte il cross dentro, la girata Giordani, ancora una volta decisivo. Attacca però il Nuova Florida con Cappiello che preferisce tornare indietro. Allora Minghi, arriva Contini, attenzione al 24, spazio Contini, il destro, tiro raso terra, la fa sua però il Nuova Florida. Squadre ora abbastanza lunghe, anche molto stanche per via delle temperature alte sul campo di Ardea. Attenzione, il portiere fuori dai pali, un tiro, palla che sfiora la traversa. Con questa palla Cappiello, ottimo il dribbling su Uzzol. Cappiello dentro, la conclusione col destro, blocca agevolmente Recchia. Palla lunga, vediamo Carnevale, prova a tenerla, arriva fino in fondo, entra nella di rigore, attenzione al Termoli, c'è spazio, Dragutinovic, la piazza col destro, non trattiene e poi l'arbitro indica il... Cerchiamo di capire un attimo la scelta, è stato calcio di rigore, allora calcio di rigore sì, confermato in favore del Termoli. Parte la conclusione, palla in porta! E il Termoli si prende il gol e il successo per 1-0 proprio all'ultimo momento. Il team di Baiocco Recanati, capitanato da Giulio, mette su strada le migliori soluzioni tra nuovo, usato o auto a uso aziendale. Lo showroom ospita nuovi modelli Volkswagen, Skoda e usati d'occasione da testare quando vuoi. Un team di meccanici ti aspetta per tagliandi, riparazioni e ricambi originali. Vieni a trovarci a Recanati, in via Calamanti 9, e per mettere insieme su strada l'auto dei tuoi sogni. Domenica è importante, lo abbiamo accennato nel corso della nostra trasmissione, per la Civitanovese che ritorna nel campionato di eccellenza dopo il successo 3-2 di questo pomeriggio al Polisportivo contro la Culentina, un torneo sicuramente più consono al blasone del club rossoblu. Vediamo i risultati del girone B di promozione, 31esima giornata, Atletico 100 Buchi batte Futura 96 4-0, Casette Verdini e Corridonia 0-0, a Castel di Lama Matelica batte Castel di Lama 2-1, Civitanovese batte Culentina 3-2, a Grottamare Passatempese batte Grottamare 3-0, Monte Rubianese batte Trodica 2-0, Monticelli e Potenza Picena 1-1, Palmense Monturano Campiglione 1-1, ha riposato l'Aurora Treia. Civitanovese 66 punti, promossi in eccellenza, Aurora Treia 55, Atletico 100 Buchi 49, Matelica e Trodica 45, Monturano Campiglione Casette Verdini 44, Potenza Picena 37, Monte Rubianese e Monticelli 34, Palmense 33, Corridonia 31, Cluentina e Passatempese 30, Futura 96, 26, Castel di Lama 25, chiude il Grottamare con 23 punti. Ed è davvero tutto per questo nostro appuntamento con le Marche nel pallone, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo domani alle 21 Picchio Club, il campionato dell'Ascoli Calcio con servizi ed ospiti studio. La nostra trasmissione tornerà domenica in diretta a partire dalle ore 21. Buonanotte a tutti. In collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza, San Benedetto del Tronto. I Due Re, ristorante pizzeria, Lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Ready Car è a Chiesa Nuova di Treia.